Ben arrivati a questo webinar organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Takeda Shionogi dal titolo Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone non small lung cancer, cioè non a piccole cellule ALK positivo. Intanto io vi presento chi oggi è qui con noi come relatori. Esattamente Andrea Ardizzoni, che è il direttore dell'unità operativa di oncologia medica del Policlinico Sant'Orsolo Malpighi di Bologna, Davide Croce, che è il direttore del Centro sull'economia e il management in sanità e nel sociale della Duke Business School di Castellanza, Giuseppe Longo, che è il direttore della struttura complessa di medicina oncologica e l'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico di Modena, nonché coordinatore clinico del gruppo regionale farmaci oncologici della regione Emilia-Romagna, Ilaria Massa, che è responsabile del gruppo Outcome Research dell'Istituto per Ricerca di Meldola Forlì Cesena, Irene Martens, che è farmacista ospedaliera del Policlinico Sant'Orso Malpighi di Bologna, Carmine Pinto, che è il direttore dell'unità operativa di oncologia medica del Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate dell'Istituto per la Ricerca in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali di Reggio Emilia, e Valentina Soltrini, che è responsabile del Servizio di Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna. Con me c'è anche il dottor Paolo Guzzonato, che farà l'introduzione in scenario, e mi aiuta nella moderazione il dottor Alessandro Malpelo, che è giornalista di Quotidiano Nazionale, le tre testate che afferiscono a Quotidiano Nazionale. Oggi, come voi sapete, parliamo tutti del tumore al polmone, parliamo di una categoria, di un sottogruppo di pazienti del tumore al polmone. Voi sapete che recentemente quello che sono stati gli studi inerenti alle riarrangiamenti genetici delle cellule tumorali ha permesso anche nel tumore al polmone di individuare dei target terapeutici specifici che sono le GRF, l'ALK e ROS1, che l'ALK riguarda il 3,7% degli adenocarcinomi non a piccole cellule, e dei tumori polmonari non a piccole cellule, quindi gli adenocarcinomi, che questo comporta per queste tre categorie, anche se sono tra virgolette delle nicchie all'interno di quello che è la popolazione ahimè più ampia del tumore al polmone, la possibilità di curarle con la target therapy grazie ad farmaci che sono specifici per andare a individuare questi riarrangiamenti genetici, quindi essere più efficaci di quelli che erano la sola chemioterapia. Abbiamo farmaci di prima linea, abbiamo farmaci anche di seconda linea. Il riarrangiamento non è semplicemente ALK positivo, ma è un pochino più complicato. Vi sono quattro sottocategorie di ALK che implicano probabilmente una sequenza terapeutica precisa e un accesso terapeutico preciso. Ma di questo parlerà adesso il dottor Guzzonato nell'introduzione, poi nella breve introduzione di scenario, solo per inquadrare bene i temi di cui oggi discuteremo, poi andremo con i vari specialisti ad articolare ancora meglio per cercare di capire qual è la situazione del trattamento di tumore al polmone in Emilia-Romagna e soprattutto per i pazienti specifici che possono giovare di questo target therapy, quindi delle target therapy in generale in Emilia-Romagna stessa. Quindi a te Paolo Guzzonato per l'introduzione di scenario. Sì, bene, grazie Claudio. Una rapida introduzione anche per le persone che ci stanno ascoltando per far comprendere come l'organizzazione dei percorsi di accesso a queste nuove terapie, a queste nuove target therapy sia complesso, vada aggiornato continuamente. Vai pure con la prima diapositiva. Sappiamo che in Italia ogni anno ci sono circa 270.000 cittadini che sono colpiti dal cancro, metà fortunatamente di questi riesce a guarire, l'altra metà in buona parte cronicizza, grazie anche a queste terapie. Tra i cosiddetti big killer, il carcinoma polmonare rappresenta la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne dopo la mammella e il colon retto. Quindi stiamo parlando di una patologia che ha una incidenza stimata di 41.500 nuovi casi all'anno, in cui il tumore non a piccole cellule del polmone rappresenta l'85% dei casi circa,
Però purtroppo il 70% di questi arriva alla diagnosi con una malattia già in stadio localmente avanzato o metastatico, quindi con un certo ritardo. Oggi la caratterizzazione molecolare ha permesso di individuare, appunto, come dicevi Claudio, dei target terapeutici importanti su cui focalizzare anche le terapie, e aprendo nuove prospettive di cura. Vai pure avanti. Infatti hanno aperto la ricerca come fattori predittivi EGFR nel 10-15% degli adenocarcinomi, il riarrangiamento ALK nel 3-5% degli adenocarcinomi, il riarrangiamento ROS1 nell'1-2%, e dovrebbero essere quindi sempre ricercati per poi poter selezionare, in caso di positività, la target therapy più adatta. Certo, il tumore del polmone ALK positivo è una delle forme più rare del polmone, con stime di una prevalenza di circa 2200-2900 pazienti attualmente, e quindi, riportando questi numeri all'Emilia Romagna, ma poi ascolteremo voi, dovrebbero essere tra i 100 e i 150 pazienti prevalenti in Emilia Romagna. Colpisce generalmente pazienti purtroppo giovani, tra i 45 e i 60 anni, non fumatori, e con un decorso molto rapido, perché purtroppo questa è una mutazione genica altamente proliferativa. Per questi motivi, nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, appunto con la target therapy, adesso sono richieste ulteriori linee di terapia, sia una prima che una seconda, con nuove generazioni di farmaci. Vai pure avanti. Il trattamento è stato rivoluzionato dalla prima target therapy, cioè gli inibitori di linfoma chinasi anaplastico di prima generazione, come il crizotinib, che hanno mostrato subito una sopravvivenza libera da progressione migliore della chemioterapia tradizionale. Però purtroppo nel tempo si è visto che questo farmaco sviluppava resistenza. Quindi fortunatamente la ricerca ha portato nuovi farmaci di seconda, adesso addirittura si parla anche di terza generazione, come il brigatinib, il ceritinib e l'alectinib, che si sono dimostrati in una prima fase efficaci in seconda linea dopo progressione con crizotinib, ma ora cominciano ad arrivare evidenze di una superiorità rispetto al crizotinib anche in prima linea. Da poco proprio è stato approvato a fine anno il brigatinib come nuova prima linea di terapia, affiancata a crizotinib e all'alectinib. Vai pure avanti, quindi ci sono molte aperture. Io sono andato a vedere, perché come al solito l'Emilia Romagna è sempre avanti, e stare dietro a tutta questa innovazione è molto complicato, però ho visto questo documento di ottobre del Grefo che già fa un posizionamento che però è una evoluzione, di conseguenza siamo già a poter vedere come la postilla che riporta in fondo a questa diapositiva, vedete il grefo, dice: l'inserimento in PTR dell'indicazione di brigatinib per la prima linea di terapia avverrà in automatico appena saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Quindi si sapeva già che dovevano arrivare queste, e effettivamente stare dietro a questa evoluzione continua non è semplice. Io a questo punto andrei a porre qualche domanda. Vai pure avanti con le diapositive. Alcune domande d'obbligo per capire come ci si sta preparando all'evolvere continuo e rapido di queste nuove terapie efficaci. Quale quadro epidemiologico regionale e quali nuove prospettive di cura in prima e seconda linea? Quale importanza di avere una diagnosi precoce? Quali ostacoli in regione a questo? Quale attuale organizzazione dei percorsi di cura? Abbiamo visto, non è un PDTA, ma è già un posizionamento del farmaco, con anche delle proiezioni abbastanza accurate su quanti pazienti dovrebbero essere trattati con ciascuna terapia. E poi ancora, appropriatezza diagnostica e appropriatezza organizzativa. Sappiamo che l'Emilia Romagna da tanti anni lavora in ambito oncologico, ma la rete è una rete abbastanza giovane. Cosa si può ancora implementare? Quale modello di rete e quale di accesso alle cure per questi pazienti?
punti di forza e criticità. E poi cosa cambia l'assistenza in epoca di pandemia? Il supporto, ad esempio, della telemedicina, come è stato usato, se è stato usato, e il real world data. Ci sono dei database sull'ANG in regione e ancora qual è il valore delle nuove terapie nel paziente ALK positivo. Io mi fermerei qui, vedete in fondo abbiamo riportato call to action perché al termine di questa nostra giornata avremmo il piacere di raccogliere qualche punto importante poi eventualmente da portare in regione sulla nostra discussione. Grazie Paolo, tra l'altro la stessa dottoressa Maletti, vicepresidente della quarta commissione, che non poteva essere qua della Regione Emilia Romagna perché chiamato il presidente, ci ha chiesto poi di mandargli il documento di sintesi perché era interessata a tutta la questione della target therapy e della situazione del tumore al polmone in Emilia Romagna. Ma proprio per andare più nello specifico chiederei al professor Andrea Ardizzoni quindi di fare la sua relazione sulle nuove prospettive di cura nei pazienti oncologici lung ALK positivi in prima e seconda linea, perché per quel che abbiamo visto anche in precedenti webinar che abbiamo fatto in altre regioni, è un gruppo di pazienti non molto ampio ma complesso anche, sia per quanto riguarda nel susseguirsi alle varie terapie, sia per quanto riguarda il delineare all'interno di questo sottogruppo i pazienti che possono soffrire meglio di una terapia o di un'altra. Professor Ardizzoni, a lei, prego. Grazie. Il professor Longo che saluto, ben arrivato. Il professor Croce l'avevamo già salutato prima, ben arrivato anche te Davide, prego. Prego. Grazie molte. Ho pensato di introdurre questo argomento, di portare, soprattutto visto che molti partecipanti non si occupano direttamente di cancro del polmone e di questa specifica malattia, quindi questa introduzione serve per entrare un po' in argomento e per dirvi intanto che chi come me si occupa di cancro del polmone ha visto in questi anni una vera rivoluzione, nel senso che fino a 15 anni fa circa noi trattavamo i cancri del polmone tutti allo stesso modo. Oggi questo è un algoritmo probabilmente da aggiornare già nei prossimi mesi di come trattiamo il cancro del polmone avanzato e soprattutto quello che ci interessa è che noi abbiamo un gruppo di malati, che sono questi nella parte destra della diapositiva boxata rossa, sono circa il 10-15%, che noi chiamiamo pazienti con malattia oncogene addicted per identificare quei tumori che hanno un'alterazione molecolare specifica in grado di guidare il tumore e che noi possiamo in qualche modo contrastare con farmaci a bersaglio molecolare. E la distinguiamo da tutti gli altri tumori del polmone che chiamiamo wild type, che invece non hanno alterazioni molecolari specifiche aggredibili con farmaci, che trattiamo prevalentemente con l'immunoterapia e la chemioterapia. Questa specifica alterazione molecolare di cui parliamo, questo ALK, è un gene che è riarrangiato, in altre parole si crea una rottura all'interno del gene per cui si avvicinano due parti differenti di geni, quindi questo gene si avvicina ad un altro prevalentemente a questo EML4 e quello che succede è che la proteina che viene sintetizzata è una proteina di fusione che ha capacità trasformanti e quindi fa diventare una cellula normale una cellula neoplastica. Quindi sappiamo esattamente cos'è che guida quel tumore e abbiamo quindi un bersaglio che possiamo cercare di colpire con dei farmaci specifici. Quanto è prevalente questa alterazione? Non molto, questi sono dati americani, le alterazioni di ALK sono riportate al 3.8% di tutta la casistica dei tumori polmonari avanzati. E come la identifichiamo questa alterazione? La identifichiamo con varie metodiche, dalle più semplici alle più complesse. Per fortuna è un'alterazione che possiamo identificare con una tecnica semplice che è l'immunistochimica, in cui la maggior parte, anzi tutte le anatomie patologiche sono in grado di utilizzare. Poi abbiamo delle metodiche un po' più sofisticate come la FISH e più recentemente l'NGS, che è la caratterizzazione molecolare, il Next Generation Sequencing, che ci consente di vedere non solo ALK ma tanti altri geni, tutti potenzialmente importanti per decidere la migliore terapia per i nostri malati.
Nella nostra esperienza dell'ospedale Policlinico Sant'Orsola, dove utilizziamo ormai da più di un anno l'NGS, quindi la sequenza del genoma con un pannello di geni, che sono quelli più rilevanti per il cancro del polmone, su circa 500 pazienti in cui a tappeto alla diagnosi è stato fatto l'NGS, abbiamo trovato il 6.3% di tumori con un riarrangiamento del gene ALK. Quindi si conferma più o meno il dato epidemiologico internazionale. È possibile che con questa metodica molto sensibile forse si trovi anche qualche caso in più di quello che troviamo con metodiche più semplici come l'immunistochimica. Questo è un tumore particolare non solo perché ha un'alterazione molecolare specifica, ma perché i pazienti hanno caratteristiche specifiche. Intanto sono pazienti generalmente più giovani, sono spesso soggetti non fumatori o ex fumatori o scarsi fumatori, persone in buone condizioni generali, senza altre comorbidità, come invece succede per la maggior parte dei tumori polmonari che vengono diagnosticati in persone che hanno molte altre copatologie. Hanno un imaging specifico, cioè a volte lo possiamo intuire radiologicamente perché hanno un quadro che sembra una polmonite e tra l'altro di questi tempi sovrastati dal Covid non vi nascondo che fare la diagnosi di questa patologia è molto problematico perché a volte il quadro radiologico è molto simile a quello di una polmonite da Covid. Hanno un'istologia, un tipo istologico anche abbastanza specifico che può allarmare, può indicare al patologo la necessità di andare oltre con la caratterizzazione molecolare. È un tumore, come si diceva, piuttosto aggressivo, che dà metastasi a distanza molto precocemente, soprattutto dà metastasi al sistema nervoso centrale, cioè all'encefalo, e quindi le metastasi cerebrali vanno sempre indagate e sono molto spesso un'evoluzione di questo tumore. È una malattia, per fortuna, che risponde ai trattamenti medici, risponde bene alla chemioterapia, risponde bene alla radioterapia, risponde, vedremo, molto bene ai farmaci specifici a bersaglio molecolare. Il primo farmaco che abbiamo avuto a disposizione è stato il crizotinib. I primi studi sono stati pubblicati 10 anni fa, il primo studio è del 2010 sul New England Journal of Medicine ed è stata seguita la classica sequenza degli studi che si fanno in medicina, in oncologia, dalla fase 1 in avanti fino alle fasi 3. I risultati sono stati molto chiari, questi sono i dati delle due fasi 3 che hanno dimostrato per la prima volta che un farmaco a bersaglio molecolare era in grado di essere più efficace rispetto alla chemioterapia tradizionale. A sinistra avete il risultato degli studi di fase 3 condotti in seconda linea, cioè pazienti che avevano già fatto le terapie standard e che sono stati trattati con il crizotinib rispetto a una chemioterapia di seconda linea. E come si vede la curva blu è quella dei pazienti che sono stati trattati col farmaco bersaglio molecolare, molto meglio di quello che succede con la chemioterapia. E poi, come sempre accade in oncologia, dimostrata la superiorità in seconda linea, si passa alle fasi più precoci, cioè alla prima linea, e anche in prima linea il crizotinib vince contro la chemioterapia e diventa quindi il farmaco di riferimento, il trattamento di riferimento per la prima linea dei pazienti con questa alterazione molecolare. Lo dico a beneficio di chi non è clinico, di chi non si occupa di oncologia, per dirvi che certo una rivoluzione senz'altro dal punto di vista dei risultati in termini di sopravvivenza, ma anche un qualche cosa che noi non eravamo abituati a vedere per quello che attiene alla rapidità e alla quantità del beneficio percepibile clinicamente da noi medici e dai pazienti. Questo è un caso che riporto spesso perché è uno dei primi casi che mi è capitato di trattare, di una giovanissima ragazza con una malattia considerata ormai non più passibile di trattamento, che ha avuto la fortuna nella sfortuna di poter accedere a uno studio clinico dove si stava studiando il crizotinib e quindi in una condizione in cui non c'era più nulla da fare inizia la terapia con questa situazione, questa e quel tipo di polmonite che vi dicevo, questo polmone bianco è la malattia. Dopo 15 giorni il polmone è completamente rischiarato, questa persona che faceva l'ossigeno ad alti volumi viene svezzata dall'ossigeno e torna a una vita quasi normale in 15 giorni di trattamento. Quindi una terapia che produce benefici apprezzabili anche dal punto di vista clinico in pochissimo tempo. L'iter registrativo del crizotinib è stato molto sofferto, lo riporto perché forse è uno dei punti di riflessione che da fare poi in fase di discussione. Questo farmaco viene approvato dall'FDA nel 2011
arriva in Italia per la seconda linea approvato nel 2015, quindi con 4 anni di ritardo i pazienti italiani hanno potuto avere accesso a questo farmaco e solo nel 2017 arriva l'approvazione per la prima linea, quindi tutto sommato noi abbiamo 3 anni di esperienza nell'utilizzo in prima linea del crizotto, che è stato il primo farmaco, ed arriva quando già sono disponibili i dati degli farmaci di seconda e terza generazione. In effetti lo sviluppo farmacologico è stato in questi anni molto rapido, perché dal crizotinib, farmaco di prima generazione, sono poi arrivati i farmaci di seconda e terza generazione in pochissimo tempo, farmaci che sono stati sviluppati con lo scopo di aumentarne l'efficacia, ma anche di avere un elemento in più che è una migliore penetrazione a livello del sistema nervoso centrale, perché questo è uno dei problemi della malattia, che si diffonde facilmente a livello dell'encefalo e quindi che richiede trattamenti in grado di raggiungere le cellule tumorali anche all'interno del sistema nervoso centrale. Questo è un po' il riassunto di quello che è successo in questi anni per quanto riguarda la ricerca in questo ambito. Noi oggi abbiamo 4 farmaci a disposizione registrati, che sono crizotinib, ceritinib, alectinib e brigatinib. Abbiamo avuto 2 studi randomizzati, quelli che vi ho fatto vedere, che hanno dimostrato la superiorità di questi farmaci a bersaglio molecolare rispetto alla chemioterapia, quindi ormai per noi la chemioterapia è una scelta, è una seconda, terza scelta, cioè la nostra prima scelta è con i farmaci a bersaglio molecolare. È stato dimostrato che questi farmaci producono un miglior controllo dei sintomi, una migliore qualità di vita, oltre che un migliore tasso di risposte, tempo alla progressione e sopravvivenza. L'effetto neoplastico, come vi ho fatto vedere, è rapidissimo, antineoplastico rapidissimo. Sono farmaci per bocca, quindi anche comodi come somministrazione, hanno un profilo di tollerabilità molto buono, pochi effetti collaterali tutto sommato, che non compromette molto la qualità di vita, e abbiamo questi inibitori di ultima generazione di cui già sappiamo che sono più efficaci rispetto a quelli di prima generazione, quindi alectinib, brigatinib, lorlatinib, che sono i farmaci di seconda e terza generazione, hanno dimostrato di essere più efficaci di quella di prima generazione. Ve li faccio vedere rapidamente. Questo è il risultato di alectinib, lo studio che quindi ha messo a confronto il farmaco che era diventato riferimento standard, crizotinib, in prima linea contro il nuovo farmaco che arriva, alectinib, e come vedete queste sono le curve di tempo alla progressione, triplica il tempo che il tumore impiega per andare in peggioramento, in progressione, 34 mesi contro 10 mesi, quindi un farmaco molto simile dal punto di vista strutturale, ma di seconda generazione, triplica il beneficio rispetto al farmaco di prima generazione. E questo beneficio è in gran parte collegato, maggior beneficio, è in gran parte collegato alla capacità di questo farmaco di penetrare nel sistema nervoso centrale e quindi di controllare più efficacemente lo sviluppo delle metastasi cerebrali, che sono un fattore estremamente importante per la prognosi di vita. E questo lo vedete, questa è la curva che documenta come nel tempo si possono sviluppare le metastasi cerebrali, e la curva blu è quella che riguarda l'alectinib, vedete molto più basso è la probabilità di sviluppare metastasi cerebrali rispetto a quello che invece accade col farmaco di precedente generazione, che è il crizotinib, dove per esempio a un anno già il 40% dei malati ha sviluppato metastasi cerebrali. In termini di tollerabilità, di profilo di tollerabilità, questo farmaco alectinib è anche meglio rispetto a crizotinib, solo per 2 fattori è peggio, che sono il rischio di aumento dei valori di bilirubina e l'aumento di peso, mentre per molti altri è il crizotinib a essere più tossico, la nausea, il vomito, la diarrea, l'aumento dei valori transaminasi, eccetera. Quindi è più efficace ed è meglio tollerato. Parleremo sicuramente di dati real world, perché quello che vi ho fatto vedere è il dato dello studio clinico. Sappiamo benissimo che gli studi randomizzati selezionano moltissimi malati, quindi abbiamo sempre necessità di vedere poi una conferma nella pratica clinica di questi dati. Questo è un dato americano real world, ovviamente i risultati sono un po' peggiori rispetto a quelli degli studi randomizzati, registrativi, però comunque si conferma che i pazienti ALK positivi trattati
con prevalentemente con crizotemi, in questo caso hanno una sopravvivenza, in questo caso che si avvicina a media, si avvicina intorno a 3 anni, che è comunque molto buona, considerando che l'aspettativa di vita media con la chemioterapia era intorno all'anno. Arriva un secondo farmaco di ultima generazione, che è brigatinib, anche questo viene confrontato con lo standard of care che è il crizotinib, e anche in questo caso si dimostra una superiorità in termini di progression free survival. Lo vedete qui, questo è il brigatinib e questo è il crizotinib, e in gran parte anche qui il beneficio è guidato dalla maggiore efficacia a livello del sistema nervoso centrale. Questa è la probabilità di sviluppare metastasi cerebrali di beneficio nei pazienti con metastasi cerebrali, che è nettamente maggiore per brigatinib rispetto a crizotinib. In termini di profilo di tollerabilità, questo farmaco ha un profilo di tollerabilità un po' diverso rispetto al crizotinib, è meglio per alcune cose, un po' peggio per altre, e vengono fuori alcuni fattori di tollerabilità che non avevamo ancora visto con altri, come per esempio l'ipertensione, che è più prevalente con brigati che con, rispetto al crizotinib, però tutte tossicità che raramente hanno un grado elevato, quindi tossicità non particolarmente importanti dal punto di vista della loro severità. Questo è il terzo dei nuovi farmaci arrivati, che è l'orlatinib, anche questo confrontato col crizotinib, anche qui netta superiorità dell'orlatinib rispetto al crizotinib in termini di tempo alla progressione. Anche in questo caso gran parte del beneficio è legato alla maggiore efficacia a livello del sistema nervoso centrale. Guardate come vanno i pazienti che hanno metastasi cerebrale con l'orlatinib rispetto ai pazienti che sono invece sotto crizotinib, quindi la probabilità di avere una malattia che non sviluppa metastasi cerebrali è molto migliore, molto maggiore con l'orlatinib rispetto a crizotinib. Il confronto delle tossicità anche in questo caso fa vedere profilo di tollerabilità diverso, alcuni effetti collaterali sono più frequenti con l'orlatinib, altri sono più frequenti con il crizotinib, e questo quindi ci consente anche di fare magari delle scelte terapeutiche in base al diverso profilo di tollerabilità che hanno questi medicinali. Quindi il problema che si pone, e penso sarà uno dei temi poi di discussione, è: bene, abbiamo 3 farmaci che sono superiori a quelli vecchi, come facciamo la scelta in questo caso? Abbiamo l'efficacia che ci sembra più o meno sovrapponibile, abbiamo diversità di effetti collaterali, diversità forse di costi. Qui ho provato a riassumere i risultati di questi 3 studi che vi ho fatto vedere. Non è un confronto diretto, non abbiamo confronti diretti, quindi non possiamo trarre conclusioni definitive, quindi possiamo solo guardare questi risultati e provare a dedurne qualche cosa. In termini di efficacia, sulla prima linea avete il tasso di remissioni, più o meno sono sovrapponibili per tutti e 3 farmaci, nella seconda linea avete la probabilità di essere vivi senza progressione a 1 anno, anche questo all'incirca sovrapponibile. Le tossicità di grado elevato sono un po' variabili, dal 40 al 70%, però poi bisogna andare a vedere all'interno di queste quali sono le tossicità più elevate, perché sono diverse a seconda del tipo di farmaco. Il tasso di interruzione legato agli effetti collaterali, che varia dal 40 al 50%, più o meno simile, e i costi, questi che vi ho riportato sono costi che sono della nostra azienda, quindi ogni azienda poi può avere delle variabilità su questi aspetti. A parità di efficacia, a parità di profilo di tollerabilità, effettivamente uno potrebbe decidere, nella nostra regione ne abbiamo parlato, potremmo decidere di andare nella direzione di scegliere il farmaco meno costoso. Il problema e il limite di tutti questi farmaci così efficaci è che purtroppo l'efficacia non è per sempre. Ad un certo punto la malattia diventa resistente, per fortuna non precocemente, a volte dopo diversi anni, ma quasi sempre, anzi sempre, lo diventa, e lo diventa perché compaiono meccanismi di resistenza. Di solito sono altre mutazioni a carico dello stesso gene o altri geni,
E il quadro è molto complesso, come vedete sono tantissime le alterazioni molecolari responsabili di resistenza. Quello che è interessante, questa diapositiva tabella molto complessa, è solo per darvi un messaggio, che questi farmaci non sono uguali dal punto di vista della possibilità di interagire con determinate alterazioni molecolari. Ci sono alterazioni molecolari che rendono il tumore sensibile ad un farmaco e non ad un altro, e viceversa. Quindi succede quello che succede un po' per gli antibiotici: potremmo teoricamente identificare, in base alla caratterizzazione molecolare, il farmaco più adatto per quel malato in base alle caratteristiche molecolari in quel momento, perché il tumore cambia e quindi bisogna vedere al momento in cui dobbiamo fare la scelta com'è la situazione dal punto di vista molecolare. Tant'è che questo, per esempio, è un protocollo attivo negli Stati Uniti, dove c'è questa ambizione di super personalizzazione del trattamento. Non solo personalizziamo identificando i tumori ALK riarrangiati per un trattamento molecolare, ma all'interno dei tumori ALK andiamo a vedere quale mutazione c'è e in base alla mutazione scegliamo un farmaco piuttosto che un altro, e poi andiamo a vedere se i risultati finali sono effettivamente migliori. E questo diciamo, aspetto della medicina di precisione in questi tumori è veramente molto rilevante. Qui vi riporto un caso, è un case report stato pubblicato su una delle riviste più prestigiose, che è il New England Journal of Medicine, che per pubblicare un case report vuol dire che era qualcosa di veramente rivoluzionario. Rivoluzionario perché qui avete il caso di un malato che è vissuto circa 5 anni, ha fatto 7 linee di terapia con 5 diversi inibitori di ALK scelti in base alla caratterizzazione molecolare tutte le volte che il tumore andava in progressione. Quindi caratterizzando il tumore a ogni peggioramento dal punto di vista molecolare, scegliendo l'inibitore di ALK specifico, si è potuto ottenere una sopravvivenza di quasi 5 anni cambiando 7 linee di terapia differenti. Questa è la mia ultima diapositiva, quindi per mettere sul tavolo alcuni argomenti che potrebbe essere utile discutere, oltre a quelli che in introduzione sono stati già citati, e sicuramente per noi e per i nostri malati il punto numero uno è la necessità di garantire a tutti i pazienti con tumore polmonare avanzato di avere accesso al test, cioè di fare il test e sapere se sono ALK riarrangiati o no. Gli americani hanno questo modo di dire no patient left behind, non dobbiamo lasciare indietro nessun paziente, quindi come garantire a tutti i malati di avere uno screening molecolare adeguato, come scegliere il farmaco di prima linea migliore, non avendo studi che confrontano uno con l'altro, quindi su quali criteri fare oggi la scelta, sul profilo di tollerabilità, sulla caratterizzazione molecolare, la logistica, ad esempio il numero di pastiglie, i costi e altro. Come gestire le progressioni, perché un problema che abbiamo adesso è che spostando il farmaco migliore in prima linea, noi rimaniamo scoperti nelle linee successive, mentre prima facendo il crizotinib in prima linea avevamo accesso ai farmaci di seconda e terza generazione in seconda linea, adesso che li abbiamo in prima linea rimaniamo sguarniti per le terapie di seconda linea, a meno che non prospettiamo degli usi che oggi però sarebbero off-label, perché nessuno di questi farmaci ha l'indicazione nelle seconde e terze linee post alectinib o post brigatinib. E poi questo importante fattore di cui ho visto, è previsto che discuteremo, di cercare di avere dei dati di real world evidence, magari regionali, magari nazionali, per capire se nella pratica clinica noi siamo in grado di replicare i risultati degli studi registrativi, che sono studi perfetti dal punto di vista metodologico, ma sicuramente selezionano pazienti ideali, molto distanti dal paziente medio che noi vediamo nei nostri ambulatori. Grazie per l'attenzione. Grazie professor Dizzoni per questa bellissima relazione che è andata nello specifico a verificare la potenzialità di alcuni farmaci per quanto riguarda l'ALK positivo. Io credo che a questo punto possiamo passare alla tavola rotonda per verificare qual è la situazione organizzativa per ciò che riguarda l'Emilia-Romagna nel trattamento di questi pazienti, per verificare se per esempio in Emilia-Romagna, come avviene per esempio in Veneto,
è meglio, cioè in realtà è indispensabile che questi pazienti, che sono pochi, fortunatamente vengono visti in centri di riferimento, e poi magari la cura la si può fare più capillare al territorio, perché comunque vi sia dei centri proprio di prima, no? Di prima diagnosi e di indicazione terapeutica, oppure no. Se spesse volte in questi centri di riferimento, anche per avere il materiale sufficiente per arrivare a una diagnosi di un certo tipo, e naturalmente poi chiederemo anche a Davide Croce la potenzialità dal punto di vista economico, il valore di farmaci di questo tipo, visto anche i costi che sono stati in parte stimati a livello mensile nella ricaduta, che poi speriamo in real world futuro di capire esattamente qual è l'impatto di questi farmaci, e se il farmaco è disponibile abbastanza facilmente, questi farmaci TKI, se in qualche modo sono reperibili in Emilia Romagna e lo sono già, abbiamo visto, con certa facilità, per cui tutti i pazienti vengono curati e non si lascia indietro, appunto come si diceva prima, nessuno. Io chiedo quindi, Alessandro Malpelo, di introdurre lui, il professor Pinto e poi la dottoressa Solfrini, con delle domande di tipo organizzativo per capire meglio la situazione di Romagna, che lui ritiene in qualche modo le più specifiche, le più adatte. Prego. Grazie, prendo volentieri la linea, anche perché stiamo parlando di un gruppo di patologie del tumore al polmone che hanno avuto grossi riflessi anche nelle nostre cronache. Allora, mi prendo un minuto per fare il punto anche dal profilo mediatico. Allora, io ricordo che noi abbiamo cominciato a parlare di crizotinib prima ancora con nell'ematologia, tipo 10 anni fa con Gambacorti Passerini sul linfoma. E arriviamo al 2013, quando Ardizzoni era a Parma, e escono nel 2013 le prime dichiarazioni. C'è Ardizzoni, c'è la Silvia Novello, c'è Lucio Crinò, che ci raccontano e ci spiegano, a noi giornalisti scientifici, ci spiegano questa grossa novità che arrivava. Naturalmente con la necessità di spiegare che non stiamo parlando di tutta la casistica del tumore al polmone avanzato, ma di una piccola fettina. Veniamo poi ai nostri giorni, perché Carmine Pinto, da una nostra corrispondenza di 6 anni fa, siamo nel 2014, Carmine Pinto, conferenza stampa IOM, pubblicazioni rivolte alle testate, c'era il Corriere, c'era Repubblica, c'eravamo noi del Giorno e della Nazione, e già Carmine Pinto ci spiega nel 2014 tutte le proprietà di questa molecola capostipite, ma anche già ci anticipa che cosa sarebbe arrivato nell'immediato futuro. Dopodiché arrivo per esempio all'Ectinib, è sempre la Silvia Novello che ce ne parla, ma siamo già in un'epoca successiva, e il Brigatinib, che ha tutte queste caratteristiche che sono state dette, molto interessanti anche per il grande pubblico, perché il grande pubblico va poi a cercare tutte queste cose sottili, le rotelline che sono state sintetizzate come concetto in quella bella diapositiva, noi ce le ritroviamo, cioè la gente comune, noi non la dobbiamo sottovalutare, capiscono tutto. Ecco perché, diciamo così, sul Brigatinib in particolare io ho ricevuto dei contributi molto interessanti dal centro di oncologico di riferimento di Aviano, dell'Alessandra, oppure da Paolo Marchetti, per venire anche, devo citare anche per dovere il Loratinib, e qua è Filippo De Marinis che ha tenuto una conferenza. Quindi questo è il quadro dal punto di vista giornalistico. Vi sembrerà, ma voi parlate tra detti ai lavori, ma poi dobbiamo trovare una cinghia di trasmissione, quelle rotelle, e decidere che cosa arriva al grande pubblico. Cosa arriva al grande pubblico? Arriva una trasmissione televisiva, se avessi la diapositiva te la farei vedere, una trasmissione televisiva di impatto verso il grande pubblico, come è stata recentissimamente una
una trasmissione dove Liva Zanicchi, ospite, è una opinion leader, nel senso che ha un grosso pubblico che l'ascolta, era in questo salotto televisivo e con Fausto, il marito, ha raccontato, Fausto, il tumore al polmone, però lo abbiamo cronicizzato, lo abbiamo superato. Questa lunga cornice, mi perdonate, me la sono presa stavolta, mi serve per chiedere a Carmine Pinto, che sta lavorando molto anche sui linguaggi divulgativi, e di questo gliene siamo profondamente grati, perché sta trovando il modo di avere anche un passo che arrivi al grande pubblico. Io ti vorrei chiederti proprio questo: come arriviamo a dare al pubblico, che poi sono i pazienti che si ritrovano nell'anticamera dell'ambulatorio e sono gli stessi che su internet vanno a cercare tutti i ciappini, come dicono gli emiliani, ecco, come pensi di dosare questa l'informazione, e quali sono nella pratica clinica quotidiana i criteri che ti informano e i criteri che nel confronto con la regione Emilia-Romagna trovi maggiormente, diciamo così, significativi e che informano le tue scelte. A te, professor Pinto, ti credo che tu abbia anche una relazione a far vedere le slide, se vuoi condividerle. Oltre alla domanda di Malpelo, estremamente interessante e profonda, ti chiederei anche se l'organizzazione in rete in realtà facilita la cura in pazienti complicati come questi. Io credo di sì, e facilita naturalmente l'accesso anche all'innovazione, perché in tutte le regioni dove funziona la rete noi abbiamo visto che tutto questo, dà una sicurezza maggiore al paziente e permette al paziente di essere curato in maniera adeguata. Prego. Tua diapositiva non ti sentiamo, eccoci. Claudio, mi sentite? Adesso ti sentiamo, Sì, adesso ti sentiamo. Prego. Cercherò in una decina di minuti, anche meno, un po' di rispondere alle domande, sia la domanda tua che la domanda di Alessandro, e poi di cercare come dare la possibilità ai pazienti di accedere al farmaco. E per accedere al farmaco bisogna accedere al test. Io da molti anni mi sto occupando di medicina personalizzata e di test, e poi centrerò qualche slide su questo argomento. La prima domanda, Alessandro, non è una domanda semplice. Venendo ai ricordi, il crizotinib venne presentato in una plenaria dell'ASCO, dove solitamente vengono presentati gli studi di fase 3, studi molto importanti. E venne presentato in una plenaria in uno studio di fase 1-2 in cui la parte iniziale era sul meccanismo di azione, sul riarrangiamento genico, sul meccanismo di azione. Questo per dire come questo era un cambiamento importante, anche un cambiamento di approccio culturale. E l'altro elemento è di avere equilibrio. Io con te l'abbiamo detto tante volte, bisogna avere equilibrio. E devo dire anche qui, mi piace citare l'ASCO, c'è stata forse 2 anni fa una sessione all'ASCO con Solz, dove nelle ultime slide mostrava alcune telefonate o alcune email che riceveva da pazienti e familiari dei pazienti che chiedevano proprio se avevano il farmaco per quel determinato tumore, quindi su come equilibrare domanda con realtà, ma soprattutto essere molto equilibrato in questo ragionamento. L'altro elemento è la risposta che voglio dare a Claudio, e questo lo affronterò in questi 5-6 minuti di presentazione, è che dobbiamo avere all'interno delle reti oncologiche, e l'Emilia Romagna si sta attrezzando, perché l'Emilia Romagna ha avuto la capacità di avere una serie di strutture logistiche che sono sostanzialmente legati alle 3 aree vaste in cui è divisa la regione, ma anche settori di attività, pensiamo a quello del Grefo, pensiamo a quello che è stato fatto col network della tecnologia, col network delle tumori ginecologici e così via. Adesso nella rete bisogna creare un sistema che organizzi e mette a regime tutto questo.
E in quest'ambito, a mio avviso, è fondamentale, io di questo ne parlerò adesso in queste slide, è quello che dovremmo dare per dare la possibilità a tutti i pazienti da Piacenza Cattolica di avere le stesse disponibilità ad avere test che permettono poi di avere l'accesso al farmaco. E questo, devo dire, è quello su cui dobbiamo lavorare. Io ho impostato il ragionamento su due punti di discussione. Il primo è garantire l'equità delle cure. Questo è sicuramente importante, ma per arrivare all'equità delle cure dobbiamo arrivare a un'equità nella gestione del test. E qui le cose sono abbastanza cambiate nel tempo, perché noi inizialmente avevamo un singolo test molecolare per un singolo farmaco. Poi abbiamo la possibilità di gestire più test in successione, perché un tumore potrebbe avere diverse alterazioni molecolari per le quali abbiamo farmaci diversi, ma ovviamente nel caso specifico del tumore del polmone la disponibilità del materiale, soprattutto nelle biopsie, non è enorme, quindi dovremo cercare anche di ragionare su come utilizzare bene questo materiale. E rispetto a queste possibilità dobbiamo ragionare quando e quali test dobbiamo fare e a questo punto qual è l'appropriatezza. E a questo si collega, Claudio, venga la tua domanda, all'accesso ai test e all'organizzazione dei laboratori. Devo dire, la profilazione molecolare, la definizione dei test, in particolare nel tumore del polmone, si è mossa, tra virgolette, in maniera abbastanza disordinata, se volete, legato un po' allo sviluppo di singole realtà. Oggi è necessario mettere tutto questo insieme in un sistema organizzato. Questo è quello che ha prodotto alla fine dello scorso anno l'ESMO, che è la Società Europea degli Oncologi, che ha dato delle raccomandazioni, sostanzialmente indicando tre patologie avanzate, che sono il tumore del polmone, il colangiocarcinoma, cioè il tumore delle vie biliari, e il tumore della prostata, in parte il tumore dell'ovaio, quei tumori per i quali già all'inizio è necessario profilare in maniera estesa il campione tumorale. Perché tutto questo? Perché questo, lo vedete, questo è il tumore del polmone. Nel tumore del polmone abbiamo tutta una serie di marcatori tumorali, di target tumorale, che hanno un'evidenza, l'ESCAT, l'altro gruppo dell'ESMO, che valuta proprio l'evidenza dei target molecolari che hanno un'applicazione clinica, e se vediamo quelli soltanto di livello 1A e 1B, vedete, arriviamo ad avere 7-8 marcatori che noi dobbiamo dare ab inizio al paziente su un campione tumorale che non è grande, perché a questi malati possiamo dare in questo modo la migliore terapia. Quindi noi oggi abbiamo la necessità, su un paziente con campione del tumore del polmone, su una piccola biopsia, di valutare almeno 7-8 target tumorali per i quali abbiamo farmaci che hanno un'attività fortemente superiore a quella della chemioterapia. Questa l'avete già vista, la tradizione ve l'ha fatta vedere, ma sostanzialmente il messaggio che voglio dare è questo: oggi in circa il 35%, non è il 10-15%, ma in circa il 35% dei pazienti, se andiamo dalle GFR a MET, a RET, con tutto quello che c'è in mezzo, quindi il 12, il 13%, l'1%, lo 0,1%, il 2% o il 4% di ALK, potremo ad avere nel 35% dei tumori del polmone su cui avere una disponibilità di target per i quali abbiamo farmaci a importante attività. Questa è la situazione dalla quale partiamo. Allora, se questa è la situazione, non voglio andare per le lunghe, il secondo punto di discussione, a mio avviso, dobbiamo organizzare tutto questo. Dobbiamo dare, e parlo della mia regione, da Piacenza a Cattolica, uguali possibilità di accesso a tutto il paziente che può entrare nell'ospedale civile di Piacenza o all'oncologia di Cattolica, ma sullo stesso campione avere le stesse determinazioni che ha bisogno per il tumore del polmone. E su questo, a mio avviso, un ragionamento va fatto. Dovremmo pensare che tipi di laboratorio di primo e secondo livello. Faccio un esempio: la Regione Veneto, con una delibera dello scorso anno,
ha deliberato in tutta la regione 3 laboratori in cui gestire questo tipo di test, che poi si sono ridotti a 2. Definirli per volumi, percorse e tecnologie, dobbiamo dare professionalità e tecnologie, poi parleremo delle risorse e dei costi, e ovviamente questo va pianificato nelle rete oncologiche regionali e dovremo avere degli indicatori di, ovviamente, sia di processo che di esito. Faccio vedere questa slide, non per far vedere la letteratura, questa è una pubblicazione dello scorso anno in cui hanno valutato in diverse aree del mondo, Asia, Europa, America Latina e Stati Uniti, le problematiche che esistono nell'accesso ai test nel cancro del polmone. E qui vedete che le problematiche sono essenzialmente, questo è quello che avviene all'Europa, quello di cui vi ho parlato io, il materiale, il controllo di qualità, la possibilità del tracesso, il volume e così via. Quindi è una problematica importante che non esiste anche da noi, ma viene ben estesa a livello internazionale. Cosa fanno dalle altre parti? La Francia, questo è il piano dell'INCA, hanno 28 piattacentri che sono legati a centri oncologici istituzionali di importanza, che collegano, che hanno la gestione dei laboratori e che hanno quindi la gestione di questi test. In Italia non probabilmente ragioniamo con qualità diversa su numeri estremamente diversi. Allora, quale può essere una proposta anche per la nostra regione? Io su questo mi piace parlare in questo meeting, su cosa noi dobbiamo produrre, voglio dire, con quale modello organizzativo. Probabilmente dovremmo ragionare, poi vediamo che cosa dovremmo fare per la rete oncologica, se avere 2 livelli di laboratori, un primo livello locale di patologia molecolare e patologia patologica che valuta uno standard iniziale che va del 2 ALCO, RAS e BRAF, con un secondo livello ovviamente centralizzato che può essere interprovinciale, che io vedo molto a livello di area vasta, che ovviamente riguardano target di valori che chiedono tecnologie professionali maggiori, quindi parliamo di BRCA, parliamo delle fusioni, parliamo quindi delle diverse piattaforme, soprattutto dell'NGS, è qui che vanno allocati i mutational tumor board, che sono quelli che dovranno poi valutare tutta una serie di situazioni particolari. O un altro modello che è molto vicino a quello che è stato fatto in Francia, quello che è stato proposto e che verrà probabilmente nei prossimi anni attuato in Veneto, di avere unicamente degli unici centri di riferimento per volumi che hanno tutte queste prestazioni e che possono avere anche tecnologie più avanzate. Che cosa abbiamo detto? Con Claudio ne abbiamo parlato qualche giorno fa, questo è il documento agenda sulle reti oncologiche regionali, dice proprio questo, che all'interno delle reti oncologiche regionali non bisogna proliferare i laboratori, ma vanno sicuramente ragionati per tecnologie e logistiche. Quindi, e qui vado a concludere, andare realmente a definire di cosa abbiamo bisogno per volumi, di cosa abbiamo bisogno per percorsi, di quelle che devono essere quindi tutte le concentrazioni di risorse e tecnologie, e in tutto a questo, quello che diciamo tante volte, bisogna che facciamo girare i campioni, non devono girare i pazienti, e con un sistema in rete, nella nostra rete oncologica, a mio avviso, questo può essere possibile. Questo è il documento. L'altra difficoltà che abbiamo avuto è che in Italia non abbiamo documenti ufficiali, cioè abbiamo tutta una serie di situazioni che hanno ruotato dicendo molte volte cose abbastanza contraddittorie. L'altra problematica che io pongo molte volte, con una sovrapposizione tra ricerca e clinica, voglio dire pratica clinica, non è che l'oncologia non debba fare ricerca, ma hanno probabilmente cespiti diversi. Questo è un documento che troverete in rete, che abbiamo chiuso, c'erano tutti i maggiori esperti nazionali che insieme all'Istituto Superiore di Sanità abbiamo pubblicato 15-20 giorni fa, che dice esattamente quello che vi ho detto io, le situazioni in cui sono appropriati test, quali test, come, con quali volumi, e poi ragioneremo anche con quali costi. Questo documento ha aiutato a questo emendamento. Questo è un emendamento che è stato prodotto negli ultimi giorni di dicembre alla finanziaria, è stato approvato ed è una legge dello Stato,
avevamo chiesto, siamo stati tre, volete, tre promotori di questo, di avere un fondo che permettesse l'NGS nella diagnostica molecolare oncologica. Avevamo chiesto un fondo molto diverso, però è stato, secondo me, quello che è importante, il principio, che si definisce proprio questo, cioè ci deve essere un fondo per l'NGS in oncologia, in modo per garantire questo tipo di accesso ai pazienti. L'ultime due slide, ho finito, ma quanto costa fare l'NGS di un tumore del polmone ab initio rispetto a tutto quello che noi sommiamo quando facciamo PCR real time, eccetera, 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 per singoli test? Devo dire, questi dati non li abbiamo, perché nel nomenclatore questi tipi di costi vengono spalmati e molte volte si fa fatica a sommarli. Questo lavoro che abbiamo prodotto insieme a Nicola Normanno, a Ioni, a Giovanni Ravasso, che in pubblicazione sull'economia politica del farmaco, penso che dovrebbe uscire tra un mesetto, abbiamo voluto valutare che cosa? Se nei pazienti, quelli che vi hanno fatto vedere prima del cancro del polmone, in cui dobbiamo valutare ALK, ma ab initio tutti gli altri marcatori, costa di più e più efficiente fare tutti quei test uno dopo l'altro o fare un NGS in questi pazienti. E quello che salta fuori in tre istituzioni in cui è stato valutato è che il costo dell'NGS è più basso se andiamo a sommare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi io concluderei con queste parole. Oggi è necessario, in Emilia-Romagna, perché e con Alessandro di questo tante volte l'abbiamo parlato, è molto più facile, a mio avviso, lavorare dove c'è un sistema assistenziale avanzato. Dobbiamo mettere a sistema questo percorso per garantire la migliore qualità di questo tipo di test e soprattutto l'accesso, e che sia omogeneo in tutta la regione. Grazie Carmine Pinto, chiaro, preciso, molto lineare, con dei temi molto pratici sul tappeto. Io credo che Alessandro Malpelo, poi quindi chiedere a Valentina Solfrini, poi passiamo a tutti, a Davide Croce, tutti gli altri rappresentanti della Emilia Romagna, che cosa ne pensa di quello che per esempio ha detto Carmine Pinto adesso, cioè è una questione di organizzazione. Alle 5 vi dovrò lasciare, 17 no, perché è un'altra cosa. Lo sappiamo Carmine, grazie tanto di essere qui con noi e grazie anche della relazione. Allora Alessandro, Valentina Solfrini, poi Davide Croce, chiederemo anche la questione del valore del farmaco, dell'impatto economico delle target therapy, questione del molecular tumor board, che è un processo e non è di nessuno. Personalmente credo che siano gli oncologi che devono poi governare questo processo, perché no, insomma, sono sistemi di diagnosi a cui si arriva però poi a una terapia. Quindi è una questione multidisciplinare sempre di più. E poi chiediamo anche la questione anche di certi riferimento, perché Davide, per esempio, l'altra volta ci aveva detto che anche la diagnosi, anche il materiale su cui si fa la diagnosi, qualche volta vi sono dei problemi anche proprio dal reperimento stesso. Alessandro, la domanda a Valentina Solfrini, poi Croce, Longo e tutti gli altri. Prego. La domanda, già da quello che ha detto Carmine prima, già si intuisce. Io aggiungo una considerazione che non è autocelebrativa dell'Emilia Romagna, ma certamente mi sto rendendo conto dall'esempio che hai fatto prima con il Veneto o da quello che abbiamo visto in Toscana, mi sto rendendo conto che l'Italia delle regioni è fatta in modo tale per cui le regioni che hanno questa fluidità di rapporto con, diciamo così, con dal punto di vista tra l'interfaccia amministrativa e l'interfaccia dei clinici, corrono, e ancora a maggior ragione, e laddove invece prevale un approccio di tipo diverso, si va più lenti. Mi viene in mente, Claudio, tutto il ragionamento che avevamo sentito dei laboratori e delle indagini in Toscana. Il tipo di approccio è molto diverso rispetto a questo, che è pratico, che va subito al sodo. Ecco allora che parto per introdurre Valentina Solfrini, mi fa molto piacere
vederla in, diciamo così, impegnata già di nuovo, perché ne avevamo tanto bisogno, ne sentivamo tanto proprio l'esigenza di sentire la sua, il suo contributo. Mi sembra di dovremmo partire proprio da questo progetto che ha detto Carmine, cioè sui laboratori, sulla dislocazione, a che punto siamo? C'è rispondenza con l'amministrazione, con quello che succede in via Aldo Moro a, a Bologna? Ecco la mia questione. Dottor Soltrini, prego. Accendi l'audio, non ci sentiamo. Ok, sono riuscita. Sì. No, io vorrei dire che mi occupo dell'area dei farmaci e dei dispositivi medici, ma ho contatti con i colleghi che fanno parte della direzione regionale. Sicuramente le affermazioni che sono state rappresentate, insomma, dai colleghi Pinto e Ardissoni sono di ottimo livello e contenuti. La mia opinione è che in questo momento dovrebbe aggiungere informazioni anche il dottor Longo, che è il coordinatore del gruppo Grefo. Il gruppo Grefo della Regione Emilia-Romagna coinvolge tutte le rappresentazioni degli oncologi della regione insieme ai metodologi, si occupano tutti i mesi, insomma, in maniera anche più frequente di nuove terapie e di documenti. Io posso dire che anche dal punto di vista diagnostico ci sono delle strutture regionali di coordinamento da parte della mia collega, che adesso non è presente, la dottoressa De Palma, sulle strutture specialistiche per produrre dei documenti che siano di orientamento su ciò che tutti devono garantire e sul confronto dei dati che sono raccoglibili dalle varie origini, insomma, dei dati raccolti nelle attività, per vedere se siamo in una struttura che è riuscita, insomma, a condividere quello che succede. Sulla questione delle terapie, secondo me dobbiamo sempre avere presente che i farmaci per essere utilizzati in maniera adeguata, noi abbiamo bisogno di fare riferimento al punto di riferimento dell'EMA e dell'AIFA, che registrano in quali condizioni devono essere, sono prescrivibili più facilmente. Ma per quello che ricordo, qualunque registrazione basata sugli studi eseguiti è comunque interpretabile anche dagli oncologi. Cioè gli oncologi, se hanno dei casi particolari, possono anche adeguarsi sulle loro indicazioni o sul caso particolare. Mi chiedo, in questo campo oncologico non ci sono diagnostici in terapia, che sono chiaramente dei farmaci con delle caratteristiche che insomma, anche io non ho un grande approfondimento su come si realizzano gli studi quando facciamo riferimento a terapie che non hanno degli studi di terza linea, come dire, confrontabili con tutti i trattamenti alternativi. Ed è comunque la possibilità di partecipare agli studi clinici da parte degli oncologi della regione, sia di ambito di PDTA, sia di ambito di terapie, e io penso che sia un campo e un ambito sul quale va mantenuta una attenzione e un interesse per favorirne la partecipazione e anche avere dei rappresentanti autorevoli nell'AIOM come Pinto e Ardissoni e altri che comunque ci sono, significa che possiamo interagire con il livello nazionale, con l'AIFA, per promuovere il supporto a degli studi sia di tipo
randomizzato, sia di altre possibilità per raccogliere informazioni che sono un importante punto di riferimento per far crescere l'appropriatezza non di uso delle risorse, non è quello il principale problema, ma l'appropriatezza della sopravvivenza e delle possibilità che le persone con la patologia specifica hanno. Io vorrei proprio sottolineare che ho fatto 4 anni direttore sanitario in Friuli Venezia Giulia al CRO, dove ho portato l'ultimo anno tutti quelli che hanno messo in piedi il GREFO e la Commissione regionale dei farmaci della Regione Emilia-Romagna per spiegare come si prendono le decisioni sulle raccomandazioni e le indicazioni per l'uso delle terapie in prima, seconda, terza linea nei tumori. E devo dire che è stato rivoluzionario, cioè ha dimostrato un metodo di gestione della formalizzazione delle evidenze della letteratura estremamente significativo e originale. Quindi, insomma, io su questo penso che ci siano sempre cose nuove da apprendere e da mettere nella discussione per decidere come muoversi, però mi sembra che la situazione sia abbastanza buona. Dottoressa Solfrini, allora professor Longo, la chiamata in campo naturalmente anche la dottoressa Solfrini, cosa pensa di queste stime della dottoressa Solfrini e delle relazioni naturalmente molto puntuali che sono state fatte da professor Ardizzo e professor Pinto, uno più sul tema scientifico dell'uso della terapia del tumore al polmone e l'altro proprio organizzativo per andare a centrare quali sono i problemi poi applicativi reali. Professor Longo, e poi Davide Croce, il professor Croce per quanto riguarda l'aspetto economico-sanitario. Prego. Ma io credo che i farmaci e la diagnostica sono le due facce della stessa medaglia, perché in realtà noi la diagnostica la facciamo solo diagnostica molecolare avanzata, DGS, pannelli più o meno estesi, eccetera, ma li facciamo per quale motivo? Semplicemente perché ci sono dei farmaci potenzialmente utili per poter curare i pazienti. Quindi sostanzialmente dobbiamo vedere questo aspetto da due punti di vista. Da un punto di vista quello della ricerca. Cioè, la ricerca serve per trovare sempre nuovi marcatori, nuove alterazioni molecolari, che possono essere fondamentali nella progressione della malattia, bloccando queste noi otteniamo un ottimo risultato sulla malattia. Questo oggi stiamo parlando di ALK, l'ALK è uno degli esempi di cui oggi ampiamente abbiamo discusso. È chiaro che quando la fase di ricerca finisce fino nel momento in cui si individua che ALK è un gene importante nello sviluppo di quella malattia, e si individuano e si trovano i farmaci efficaci per. A quel punto è chiaro che il farmaco e il test sono un tutt'uno, cioè devono essere messi a disposizione dei cittadini in qualunque parte del territorio nazionale o nel nostro caso regionale. Cioè quindi da Piacenza a Cattolica, qualunque cittadino che ha un tumore del polmone deve essere oggi indagato per vedere se ha la mutazione di ALK, ma cosa che ormai questa viene fatta routinariamente, anche perché i farmaci sono in commercio ormai da tempo, e quindi, ma questo deve essere per tutti ciò che i farmaci sono, per tutte quelle condizioni in cui i farmaci sono disponibili. Esiste un'area grigia, che è quell'area in cui esistono delle alterazioni molecolari che contro cui ci sono dei farmaci che sono in fase di sperimentazione più o meno avanzata e a quel punto nei confronti dei quali il farmaco non è ancora disponibile in commercio, ma in alcuni casi abbiamo delle evidenze sufficienti del dire che è molto meglio della terapia esistente,
che il farmaco sta seguendo il percorso registrativo, e credo che per questi pazienti che si sono ammalati in quell'epoca storica in cui quel farmaco si trovava in quel tragitto, è giusto attrezzarsi e fornire anche a questi il test e vedere come procurare il farmaco, perché spesso il farmaco, il modo con cui si può procurare può essere o attraverso le sperimentazioni cliniche, o attraverso la 648, o attraverso l'uso compassionevole, o altre forme in cui le aziende farmaceutiche mettono a disposizione il farmaco prima ancora che questo sia registrato. Cioè, questa è l'area grigia che noi dobbiamo in qualche modo colmare, ma è un'area grigia che riguarda trasversalmente l'intero paese e andrebbe normata non a livello locale, ma a livello nazionale. È un'area grigia, talmente grigia, che è molto, tra l'altro, che la rende molto dinamica, perché un farmaco che oggi, pensiamo all'NTRAC, che fino ad ora finiva nell'area grigia dell'uso compassionevole, tra qualche settimana sarà sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi a quel punto il farmaco è disponibile per tutti i cittadini di questo paese e tutti i centri devono essere attrezzati a fare loro l'esame o a mandare il campione da chi gli farà l'esame, perché poi non è indispensabile che tutti lo facciano l'esame, è indispensabile che ci sono dei centri hub dove ovviamente possono mandare il pezzetto diagnostico su cui fare la diagnosi. Io credo che questo, la cosa importante però qual è decidere quali sono i farmaci, e qui che ci vuole un gruppo multidisciplinare con competenze varie, che dovrebbe essere in qualche modo definito a livello nazionale, perché non è possibile che un cittadino dell'Emilia Romagna oggi gli viene fatto il test per accedere all'uso compassionevole, ma al cittadino di Canicattì no. Cioè, nel senso che a livello nazionale ci dovrebbe essere periodicamente un aggiornamento di questa lista di alterazioni molecolari che devono essere indagate per quel tumore o per quell'altra malattia, e corrispondentemente c'è il farmaco disponibile con le varie vie che noi in qualche modo abbiamo individuato, che può essere l'uso compassionevole, può essere anche eventualmente un off-label ad personam, cioè ci sono vari modi su cui potremmo pensarci, però è un percorso che bisogna ricondurre all'origine. Questo è un paese che non può continuare ad avere 20 staterelli e ogni staterella avere all'interno 50 altre mille cose. Cioè, io credo che in un paese normale queste cose vanno normate a livello nazionale e da lì poi ognuno deve cercare di applicare quelle regole. La sede, secondo me, più appropriata è l'AIFA, perché in realtà il test non è altro che l'altra versione. Da una parte, o è un test che si utilizza a scopo di ricerca, o è un test che si utilizza per utilizzare un farmaco, e quindi da questo punto di vista l'AIFA mi sembra l'autorità nazionale direi dedicata a questo. Io mi fermerei qui, eventualmente poi se ci sono domande rispondo. Vorrei solo sottolineare che il direttore generale dell'AIFA è una persona che merita questa citazione. Non per niente un bolognese che ha vissuto molti anni anche a Modena nell'attività lavorativa. Lo stiamo vedendo, anche come sta cambiando anche la realtà in AIFA. Diciamo che non lo citavamo per un palese conflitto di interessi. No, ma dottor Magrina, lo cito io. No? Per esempio, qualche successo durante il periodo Covid, AIFA ha fatto un lavoro bestiale, insomma, nel senso che proprio sono andati dietro anche, un po' anche cambiando, se vogliamo dire, l'approccio stesso, perché in stato di necessità è stata veramente... si vede già una sburocratizzazione del sistema importante, perché si è corso dietro a delle necessità, e questo lo si è visto, la ricaduta è stata notevole. Certo. Claudio, mi permetti una chiosa di 30 secondi su quello. Prego, che Carmen, a te. Giuseppe, che condivido molto. Hai detto qualcosa che condivido, che troverai in quel documento che ho fatto vedere, che vi ho girato, dove proprio si dice: come l'AIFA può intervenire per dare, tra virgolette, per queste situazioni, delle forme di accesso condizionato, ma soprattutto avere un registro dove mettere dentro tutti questi dati e periodicamente andarli a valutare. E quello che dice Giuseppe è fondamentale. Anche i mutational tumor board non possono avere regole diverse a Bolzano e a Canicattì. Le regole devono essere une e adattate all'interno di questa situazione. Però delle risposte vanno date. Io penso avere un documento istituzionale fondamentale, che vuol dire appropriatezza, che vuol dire stato dell'arte e che vuol dire processi per risolvere il problema. Oggi dobbiamo dare risposte più avanzate. Qua finisco.
Io questa storia l'ho cominciata nel 2004, dove nacque un problema. C'era un farmaco che si chiamava Cetuximab, che chiedeva K-RAS. In Italia nessuno sapeva chi facesse K-RAS, da una parte li facevano i genetisti, dalle parte qualche patologo e qualche biologo molecolare. Ci abbiamo messo 10 anni, Giuseppe, o sbaglio, per portare tutto questo al sistema. Oggi chiaramente il tutto è più avanzato, ma queste risposte bisogna che le diamo in maniera avanzata. Non intervengo più. No, no, grazie Carmen, sante parole, vero. Oggi i processi sono talmente accelerati anche nelle possibilità terapeutiche che non possiamo aspettare 10 anni, ma credo che sforzi in questo senso se ne stiamo facendo in maniera importante. Davide Croce, professor Croce, il valore di questi farmaci, la necessità organizzativa per non lasciare indietro nessuno, l'impatto che si può avere se un'organizzazione cambia, se una mentalità cambia, anche nel poter fornire le migliori target therapy a tutti i pazienti, da Cattolica a Cattolica, me lo ricordo che andavo al mare a Cesenatico, che era lì vicino, per cui da Cattolica a Forlì, ecco, diciamo questo. A te Davide la parola. Parlava di Piacenza, ma era corretto per ragione. Allora, buonasera a tutti, grazie all'invito. Siccome è stato interessantissimo il percorso fino a questo momento e mi sono preso un sacco di appunti sugli elementi. Allora, quello che chiedevi Claudio all'inizio sui costi, poi vediamo sostenibilità e valore delle proposte farmacologiche, qui stiamo parlando per la LK, io non ho molti dubbi da questo punto di vista e mi rifaccio a un passaggio. Quando AIFA approva, assegna un budget, è una delle poche cose che abbiamo già in programmazione dall'inizio, quando l'AIFA assegna a ciascuna AIC un proprio budget nazionale, l'AIFA è responsabile. Poi quando passiamo alle regioni perdiamo questa bellissima programmazione che parte a livello centrale. E qui qualcuno nella battuta si è anche lamentato che non c'è programmazione e non siamo tutti uguali. Cioè il fatto è che anche quando ce l'abbiamo poi non la utilizziamo perché ciascuno di noi, ciascuna regione pensa di avere diciamo la possibilità, la disponibilità, la necessità poi di modificare secondo le proprie esigenze. Detto questo, allora, a livello di costo e a livello di valore non c'è da preoccuparsi, sono salvavita, sono approvate dall'AIFA e quando l'AIFA lo approva anche su un budget impact, quindi l'approva anche sulla ricaduta che ne avrà sul servizio. Stiamo parlando di numero abbastanza limitato di pazienti, quindi qui non ci sono quelle caratteristiche che possono permettere nel lungo periodo di avere problemi. Poi c'è un altro aspetto, abbiamo parlato, ha fatto vedere l'Artizioni una bellissima relazione all'inizio, no? Su tutte quelle che sono le disponibilità dei farmaci, anche Carmine, poi dei farmaci. Quando c'è concorrenza la situazione migliora dal punto di vista nostro, per cui ben vengano seconda, terza, quarta generazione, non stiamo aspettando, quindi non è preoccupante. Per quanto riguarda quindi anche il tema di sostenibilità assieme al valore del singolo, tutto sommato non ci sono, ma fa benissimo la Soffrini a contenere la spesa, perché poi è responsabilità sua, cioè poi la decisione non è solo legata al fatto che queste tecnologie sono di valore singolarmente, ma ognuno farà le proprie scelte. Quello che è più, diciamo, difficile, ma io mi ricollego a quello che ha detto poi Longo, poco fa, è il termine che dobbiamo vederlo tutto insieme. Allora qui entriamo in un meccanismo un po' diverso. Noi stiamo vivendo, e l'ALC lo vive, uno dei momenti di crescita della medicina. La medicina futura passa sulla conoscenza non di un singolo, non di uno specialista che si arrangia dall'inizio alla fine, ma assieme a un gruppo. E qui l'abbiamo visto, lo vedi direttamente sulle CAR-T, a livello macro, a livello un po' più micro, cioè anatomopatologia e oncologia barra pneumologia, perché poi dipende da dove siamo, oppure anche radiologi interventisti, che è un altro dei professionisti che intervengono in questo percorso, o c'è un pochino di coordinamento da questo punto di vista, o altrimenti andiamo a dare una scarsità di accesso
alla popolazione. Il dato di fatto, io ho cercato prima, ma volevo compinto, avevo il suo dato dichiarato di 2 anni fa delle tempistiche ed era uno dei best performer nazionali. Assieme a Piacenza eravate numero 1 in Italia, assieme ad altre strutture, ma di altre regioni, quindi non le citiamo oggi. Però avevate, come tutti gli altri, un certo numero di pazienti che per la mancanza di materiale, cioè nel prelievo, il tessuto a volte non era sufficiente, e qui parlando di patologie che sono in stato avanzato, eccetera, eccetera, senza che io lo faccia dal punto di vista clinico, è chiaro che non arrivavamo a coprire il 100%, e cresce, nonostante loro fossero best performer, quindi vuol dire che avevano un coordinamento con l'anatomopatologia numero 1 in Italia sostanzialmente. Però lo stesso succedeva che mancavano dei tessuti, che è il tema che si cerca di migliorare quando ha fatto vedere il secondo modello organizzativo, cioè quello concentrato, quello del Veneto sostanzialmente, di 2 strutture dove ci si poteva permettere, e allora dice lì ci sono i laboratori. Però il problema forse non è il laboratorio, che deve essere veloce, che deve fare la sequenza, che fa l'NGS, tutto quello che volete da questo punto di vista. Però secondo me, per dare lo stesso accesso da Cattolica a Piacenza, la necessità è che ci sia anche un'attenzione alla fase di prelievo, che è il punto debole. Guardate che recentemente a novembre con la Silvia Novello su un corso, diciamo, un po' più lungo, quello che si è visto è Emilia-Romagna e Campania, ancora un quinto dei pazienti mediamente, si parlava, poi non so, non voglio mescolare, cioè i dati erano di tutte e 2 le regioni, quindi lasciamo stare su che cosa succede, ma ancora un quinto non riusciva ad arrivare ad una diagnosi certa perché c'era questo problema del prelievo, perché la mano è diversa, perché se ci va il chirurgo, se ci va il radiologo interventista, se ci va lo pneumologo, quello è un momento molto delicato. Ma ritorniamo, è un problema organizzativo, è un problema anche di mandare poi le stesse persone, è un problema di quantità, è evidente che ci sono tutta questa serie di elementi, non lo dico ai clinici che conoscono perfettamente il problema, però l'attenzione, a mio giudizio, deve essere posta soprattutto su questo, e lo dico a livello di pazienti, lo dico a livello di capacità di accesso. Vi state scontrando con questo problema. Poi tu hai detto, chi è che deve governare questo gruppo? Probabilmente l'oncologo, io sono d'accordo, ma ricordo che a Piacenza le best performance sono riuscite ad arrivarci perché hanno messo l'anatomia patologica dentro lo stesso dipartimento oncologico, e quindi anche tutti i problemi che possono essere a volte di risorse gli vengono risolti attraverso una continuità, perché tanto, scusate la battuta adesso con Longo, l'anatomopatologia va a lavorare per la maggior parte del suo tempo per le oncologie, e quindi è anche corretto che si mettano nello stesso dipartimento, forse non andare in quello dei servizi, perché ho visto a livello italiano in alcune situazioni del sud delle situazioni tremende dove la separazione poi gli impediva di avere le risorse e non riuscivano manco ad arrivare alle diagnosi. Ecco, io credo che questo sia il passaggio, sia il messaggio più importante per l'equità di accesso di cui parlavamo tutti quanti, cioè attenzione all'aspetto organizzativo. Guardate che state toccando per la prima volta, ma quello che succederà più o meno a tutti, perché la medicina di precisione va lì, ma poi tutte le nuove tecnologie stanno diventando più complesse, quindi non ce n'è uno solo che ha il know-how completo, ma ci sono più specialisti. Ho citato Pinto perché ero passato da lui e il clima era perfetto, devo dire che non solo le performance, ma anche l'atteggiamento fra clinici mi è sempre rimasto impresso rispetto al resto delle strutture d'Italia. Bisogna che ci si metta mano probabilmente con qualcuno che poi coordina questo aspetto, perché io mi rendo conto che se l'oncologo è quello che ha la logica di governo di queste strutture che sono legate a più professionalità, c'è anche un altro tema che è quello dei tempi, e non si può fare tutto. E quindi da questo punto di vista, scherzando l'altro giorno con Sant'Orsola, con la struttura di Ordizzoni,
sulla CAR-T veniva fuori forse l'ingegnere gestionale è una delle figure che può dare una mano da questo punto di vista, semplicemente perché fa da collante organizzativo per riuscire ad avere degli altri pezzi. Non è l'unica struttura, può farla benissimo anche il farmacista, non è l'unica figura, purché ci sia qualcuno che ci si dedichi a far funzionare queste cose, perché sono probabilmente gli elementi deboli e ci perdiamo poi tutto quello che abbiamo visto in termini di sopravvivenza, ci ha fatto vedere Ardizzoni all'inizio. Se non arriviamo alla diagnosi e non gliela lasciamo, sto parlando ancora del 20% dei pazienti. Andiamo a vedere quelli che sono i dati di prevalenza e incidenza, in realtà, che erano stati citati all'inizio, e vai a vedere i real world evidence delle strutture regionali. Io invito a fare questo come passaggio, vi rendete conto poi di quali sono invece le differenze che ci sono e sostanzialmente sono legate a questa perdita, a questa incapacità organizzativa. Io sono stato cattivo da questo punto di vista solo su questo aspetto, ma credo che finché parliamo di medicina di precisione sia necessario che insistiamo su questo aspetto qui, perché possiamo avere tutte le tecnologie a disposizione, ma se poi non facciamo arrivare il paziente a quel punto sono perfettamente inutili, e questo è un po' la mia difficoltà del periodo. Scusate, sono stato un po' lungo. Grazie intanto. Va bene Davide, hai centrato alcune questioni comunque su cui ho visto già che non su alcune parti molti erano d'accordo, su altre hai acceso un po' la discussione. Ilaria Massa, io chiedo Alessandro Malpelo. Intanto, dottoressa Massa, cos'è il gruppo Outcome Research di Meldo? Voi avete sempre un sacco di fantasia, è anche molto interessante, perché poi andate a sviluppare già nel nome, no, quello che insomma sono delle cose che magari ci diciamo a livello analitico. Io prendo sempre in giro i toscani perché dico sempre che per finire di leggere la dicitura dell'assessorato, probabilmente l'assessore finisce il mandato perché è lungo mezza pagina, per cui mentre, non so, in Lombardia assessore alla sanità al welfare, punto. Ecco, allora, intanto dottoressa Massa, lei ci dica cosa fa a Meldola, e chiedo poi a Malpelo di fare alla dottoressa Massa e alla dottoressa Martens le domande legate agli autori, ma anche alla possibilità di accesso al farmaco come farmacisti, no? come in qualche maniera i farmaci di nuova generazione e di innovazione vengono messi a disposizione dei pazienti, e la tempistica con cui vengono messi a disposizione, compreso quell'area grigia di cui parlava il professor Longo prima, che poi è quella che ci permette, no, di curare un sacco di pazienti. Malpelo. Sì, dopo... Com'è? Fai la domanda di Ilaria Massa, per favore, Irene Martens. Mi dici, Claudio? Se fai la domanda a Ilaria Massa e Irene Martens, prego. Allora, ho sentito. No, mi chiedevo... Va bene, dopo abbiamo ancora tempo per parlare delle metastasi e della, diciamo così, dell'aspetto legato alla capacità che ha questi nuovi farmaci di, diciamo così, di intervenire a livello del sistema nervoso centrale, a livello dell'encefalo. Va bene. Assolutamente. Allora, sì, mi rivolgo invece, ecco. No, mi rivolgo. Beh, Meldola, dal nostro punto di vista di giornalisti che seguiamo un po' le vicende dell'Emilia-Romagna, come dicevi tu, ha questa creatività, ha questa capacità, questa marcia trasversale, cioè ci viene fuori con delle sorprese e con delle cose inaspettate che magari sulla linea della Via Emilia tu non ti sentiresti. Quindi sì, sono anch'io curioso di capire come si sposa questa ricerca degli outcome e questo servizio collegato alla, diciamo così, alla materia di cui stiamo parlando oggi. L'altra cosa che mi chiedo è, proprio dal punto di vista della maneggevolezza, non della maneggevolezza del farmaco del clinico, ma proprio come, diciamo così, gestione del farmaco, che cosa richiede, qual è il, diciamo così, qual è il ruolo anche del farmacista nell'approvvigionamento e nella gestione di questo, perché a volte poi perdiamo di vista anche gli aspetti un po' concreti, diciamo così, i passaggi. Quindi ci potete aiutare nella comprensione di questi passaggi. Prego Meldola.
Prego, dottoressa Massa, ci spieghi cos'è responsabile dell'outcome, perché gli outcome sono il punto prioritario in oncologia, poi alla fine, prego. Assolutamente. Buonasera a tutti e porto anche i saluti del dottor Altini che doveva essere presente a questa tavola rotonda, ma che insomma per la sua nuova veste di direttore sanitario dell'azienda US della Romagna insomma ha avuto altri impegni. E niente, direi che anche per ricollegarmi agli ultimi temi trattati vorrei insomma portare la nostra esperienza di IRCCS oncologico che adesso insisterà sempre di più. Riaccende l'audio, Massa, ecco, sì. Benissimo, ecco, prego. Si sta concretizzando sempre di più la struttura del Comprehensive Cancer Care Network con l'azienda US della Romagna che di fatto per un paziente oncologico della nostra area vasta significa poter accedere in un qualsiasi punto della rete oncologica, in un qualsiasi presidio oncologico e ricevere la stessa, la stessa proposta terapeutica, la stessa diagnostica molecolare realizzata nel lab del nostro istituto, dell'IRST, in termini di NGS, pannello, eccetera, e poi una scelta terapeutica condivisa fra gli oncologi del gruppo multidisciplinare guidato sotto la governance di IRST, ma che coinvolge tutte le oncologie di area vasta. Quindi diciamo questa ipotesi di lavoro in rete che avanzava già da alcuni anni con la nuova direzione aziendale, il dottor Altini da un lato, il dottor Caradori dall'altro, cioè nel senso direttore sanitario, direttore generale, si concretizzerà finalmente in quindi accessibilità identica presso su tutte le aree del nostro territorio e omogeneità di trattamento e di a partire dalla diagnostica. Quindi questo è il punto fondamentale che in cui quindi la nostra area vasta tenderà a somigliare al modello francese, al modello che capisco anche in Veneto sta prendendo piede, il secondo che ha presentato il prof. Pinto, dove quindi c'è un'anatomia patologica diffusa sul territorio, ma poi la diagnostica molecolare è centralizzata. In tutto questo, diciamo, il mio gruppo si occupa appunto di misurazione degli esiti, quindi a partire da la disponibilità di una cartella clinica omogenea e diffusa in tutti i centri che contiene dati codificati andrà a misurare i PDTA e questo direi che è un punto chiave, la disponibilità dei dati e infatti una domanda che guida anche la nostra discussione, no? È la disponibilità di real world data. Per noi rappresentano il petrolio su cui sviluppiamo la nostra attività di ricerca. È bene che siano sempre più interoperabili fra loro. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui vengono inseriti con un valore clinico piuttosto che con un valore amministrativo in un qualche punto di ingresso, devono poi diventare disponibili a tutti, perché tra le criticità che ovviamente in questi 4 anni di attività stiamo osservando è che nel momento in cui il clinico, il farmacista, l'infermiere, insomma, il professionista sanitario si trova a dover più volte inserire lo stesso dato, eccetera, questo fa, è disincentivante in maniera importante. Perciò sarebbe bene, sarebbe l'optimum che tutti questi dati inseriti in vario modo, a vario scopo, a vario titolo, potessero essere in un momento armonizzati e condivisi fra tutti i partecipanti alla rete. Quindi questa è la nostra attività che ovviamente
con il Comprehensive Cancer Care Network si implementerà anche di indicatori per la misurazione dei percorsi e per capire come funzionano i PDTA, i percorsi per i pazienti nella rete. Grazie, intanto volevo dirvi che siamo ancora 267 su Facebook e 75 su Zoom, quindi voglio dire circa 350 persone ci stanno seguendo, quindi il tema evidentemente interessante. Come l'ha chiesto il dottor Malpero, dottoressa Martens, i farmaci nelle varie farmacie ospedaliere, quando parliamo di farmaci innovativi, sono subito disponibili? Allora, a livello di innovatività, ovviamente noi facciamo fede alle decisioni dell'AIFA. In preciso per adesso il cancro del polmone, per gli ALK riarrangiati, due di questi sono all'interno di farmaci innovativi, alectinib e brigatinib, soprattutto nella prima linea, per cui anche il Grefo ha espresso una raccomandazione positiva forte, per cui questi farmaci che sono all'interno di queste liste innovative sono in automatico inseriti all'interno del prontuario regionale. E ovviamente la nostra Bibbia è il Grefo, perché ci confrontiamo con un parere di esperti che ci guida ovviamente alla valutazione della appropriatezza prescrittiva di questi farmaci e anche quindi della valutazione costo-opportunità di questi. E l'approvvigionamento di per sé non è difficile, bisogna fare ovviamente a livello burocratico tutti i contratti, chi fa chiedere l'offerta della ditta, che ovviamente abbiamo degli sconti confidenziali per le aziende sanitarie, e in base a questo facciamo delle valutazioni costo-opportunità. Finché i farmaci sono on label non abbiamo praticamente nessun problema. Se il farmaco non è inserito in prontuario, facciamo delle richieste alla nostra commissione regionale del farmaco di poter avere l'accesso comunque al farmaco anche se non è in prontuario. E troviamo ovviamente delle difficoltà per i farmaci che sono attualmente off-label, visto che andiamo sempre verso una medicina di precisione. E questi farmaci richiedono una valutazione a personam. E prima di approvvigionarmi del farmaco, ovviamente facciamo queste richieste off-label. Sarebbe l'AIFA dà l'opportunità di utilizzare farmaci al di fuori dell'indicazione terapeutica, ovviamente chiedendo un accesso al fondo AIFA 5%. Quindi l'AIFA ce la dà l'opportunità, solo che sono veramente lenti nella risposta. Bisogna entro il 10 del mese, bisogna mandare le richieste, loro probabilmente a fine mese ti rispondono, quando abbiamo necessità di dei pazienti che hanno necessità di iniziare terapie, visto anche, come ha detto il prof. Ardizzoni, la velocità con cui queste terapie agiscono, quindi la celerità della risposta farmacologica a queste terapie, quindi molto spesso non possiamo aspettare le risposte dell'AIFA e ci confrontiamo con la nostra commissione regionale, dove abbiamo un gruppo dedicato che valuta a personam l'accesso, la possibilità di utilizzare questi farmaci in maniera off-label a personam. L'acquisto ovviamente quello è semplice. Basta pagare l'azienda a seguito ovviamente di tutti i contratti che vengono fatti. Il problema è quello che c'è dietro, quindi la valutazione della appropriatezza prescrittiva e la possibilità ovviamente di dare il giusto trattamento alla persona giusta, perché ovviamente non bisogna limitarci alle indicazioni terapeutiche standard, ma andando verso di più, verso una medicina di precisione, bisognerebbe
migliorare la prescrivibilità di questi farmaci. Infatti adesso ho letto degli studi che fanno anche degli studi non solo il farmaco per il tal tumore, ma da vari tumori, quindi studi basket, da vari tumori con la stessa mutazione si possono scegliere variati farmaci. Bisognerebbe che le commissioni, comunque anche l'AIFA, potesse far sì che il paziente possa accedere alla medicina di precisione molto più semplicemente, perché dietro queste richieste c'è veramente tanta burocrazia. Il prof. Ardizioni lo sa bene che spesso ci mandano delle richieste off-label, vengono valutate, e spesso abbiamo dei ritardi perché comunque le decisioni sono difficili, c'è un accumulo di richieste. Bisognerebbe alleggerire questi tipi di prescrizioni e soprattutto unificarle, perché già cambiamo area vasta, ogni area vasta ha una propria commissione che cambia da quella della Romagna, gli off-label vengono gestiti in maniera diversa, quindi a livello regionale sarebbe bello che potessimo avere una linea unica nella gestione di queste terapie. Ovviamente l'off-label è quello che va o in compensazione o a carico dei reparti. Quindi lì è da valutare avere una linea unica di gestione di questi tipi di terapie. Ancora una domanda, dottoressa Martens. Quando questi pazienti purtroppo vanno poi in progressione, chiaramente alla fine, quando non vi sono più armi terapeutiche, via l'uso dei morfinici, che sicuramente sarà utilizzato in maniera adeguata in Emilia Romagna, ma la nota 90 voi la applicate per evitare che vi siano effetti collaterali, che si sospendono le terapie del dolore, o vi sono ancora difficoltà? Nota 90 dell'AIFA, che è quello che permette di evitare tutta una serie di complicazioni della terapia morfinica, soprattutto a livello della stipsi gastrointestinale o altre cose, insomma. Beh, noi abbiamo tutta la reparto comunque di terapie palliative che possono aiutare i pazienti in questa gestione qui. Quindi l'intervento di associazioni quali l'ANT, l'AIL, che accompagnano comunque il paziente nella progressione di malattia. Va bene. Bene, grazie molto dei suoi chiarimenti. Allora, un ultimo giro prima per avviarci verso la conclusione. Intanto c'è Paolo Guzzanato che va a fare una domanda. Prego Paolo. Sì, ascoltandovi mi sono venute in mente alcune cose. Ad esempio, vi colpiva il dato di NGS che il professor Ardizioni diceva state utilizzando da tempo, per cui le percentuali, se non sbaglio, erano del 6,3% degli AL positivi, leggermente superiori, no? Probabilmente c'è anche una sensibilità maggiore, lei diceva. Quindi arriviamo ad un accesso alla diagnostica buono, arriviamo alle terapie giuste, il paziente ha una diagnosi prima, arrivano i farmaci innovativi, prima o poi i farmaci innovativi usciranno anche dal fondo. Non è forse il momento di dire chiaramente che le risorse non sono più sufficienti, non si può continuare nella stessa maniera? L'organizzazione vuole stare dietro a un treno che è quello dell'innovazione, che corre velocissimo, ma il Grefo fa i salti mortali, l'AIFA fa i salti mortali, forse però è il momento, questo proprio potrebbe essere un'opportunità con i fondi che stanno arrivando, di dire qualcosa deve cambiare. Bene, professor Ardizioni, poi Solfrini e gli altri. Intanto ricordo che il 26 noi facciamo un webinar sul Recovery Fund dedicato alla sanità, perché non si capisce bene quanti sono i soldi, chi li deve gestire, se a livello nazionale o a livello regionale, insomma è molto complicata la questione. Questi soldi vanno e vengono secondo le crisi di governo, non si capisce quanti saranno dedicati all'interno dei vari progetti. Era stimato 68 miliardi, al massimo ne avremo 35, ma vabbè. Comunque il 26 vi invitiamo a questa webinar che facciamo sul Recovery Fund. Prego, professor Ardizioni. Grazie. Guardate, allora ci sono due aspetti. Sicuramente l'NGS ci consente, è una metodica molto sensibile, quindi ci consente di identificare più casi di positività.
Devo dirvi però che non è la soluzione, tant'è che ci sono metodiche sempre più sensibili, cioè non tutti gli NGS sono uguali, per cui per esempio noi abbiamo un pannello che identifica una sessantina di geni, qualche volta in casi di negatività abbiamo utilizzato degli NGS di ulteriore, di maggiore sensibilità che fanno pannelli più grandi, abbiamo trovato delle mutazioni in persone che non erano, erano risultate negative alla precedente. Quindi diciamo anche su questo c'è un'evoluzione continua di tecnologie, per cui la centralizzazione verso dei laboratori che siano continuamente aggiornati dal punto di vista, perché non tutti gli ospedali possono permettersi di cambiare l'NGS ogni 2 o 3 anni, no? Quindi c'è un'evoluzione tecnologica talmente grande in questo ambito qui che se volessimo essere super efficienti bisognerebbe andare nella direzione di centralizzare le tecnologie più avanzate in pochi centri e consentire un aggiornamento continuo. Il secondo aspetto appunto è che quello che giustamente il professor Croce ha identificato prima è che al di là dell'NGS il problema è che circa 1/3 dei pazienti non hanno materiale adeguato per l'NGS, anche nei centri dove la diagnostica è molto avanzata, nel nostro centro dove c'è un gruppo di pneumologi interventisti molto bravi, molto efficienti, abbiamo comunque un 25-30% di casi che hanno materiale inadeguato. Quindi qui può venire incontro ad esempio tutta la tecnologia del DNA circolante, cioè la possibilità di cercare le alterazioni molecolari sul sangue. Ci sono tecnologie molto avanzate che consentono di farlo, purtroppo queste non sono disponibili, le migliori che ci sono a pagamento. Un kit di NGS su DNA circolante fatto in un appagamento in uno dei centri più avanzati costa intorno a 1.500 euro, però sarebbe una cosa secondo me da avere a disposizione se volessimo offrire la migliore opportunità ai nostri malati. Infine c'è un altro aspetto che volevo toccare e che un po' la dottoressa Mertens vi ha accennato. Quando noi facciamo l'NGS poi troviamo una miriade di alterazioni molecolari per le quali per alcune abbiamo i farmaci a disposizione un label, per altri non li abbiamo un label, magari li abbiamo ma sono degli off-label, e lì inizia tutta questa, diciamo, percorso burocraticamente complessissimo e che talvolta non ci consente di arrivare comunque ad ottenere i farmaci migliori per i nostri pazienti. Anche su questo bisognerebbe che fossero allocate delle risorse per questi off-label, che però sono scientificamente molto motivati, perché se io trovo una mutazione rara e ho una pubblicazione di 5-10 casi che dimostrano che il farmaco X funziona, non ho bisogno che sia assolutamente registrato, che ci sia, perché so già che quel farmaco funziona, un'opportunità per quel malato. Quindi su questo assolutamente, se noi volessimo essere un mondo ideale, bisognerebbe che ci fosse un allocamento di risorse per garantire l'accesso ai farmaci in queste situazioni, chiamiamole off-label. Condizioni, infatti a Padova, anche per seguire l'evoluzione di questi pazienti, fanno la biopsia liquida, e lo IEO sta proponendo il passaporto genetico proprio per far sì che naturalmente con tutte le accortezze legate alla privacy si possa mettere in rete quelle che sono queste, no? questi particolari tumori che in qualche maniera in qualche parte forse hanno la sperimentazione della molecola per poterlo curare, anche perché se andiamo verso non più una caratterizzazione per organo, ma una caratterizzazione per alterazione genetica che attraverserà gli organi, questa dovrebbe essere la strada, no? Cosa ne pensi? Prego. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. È chiaro, noi oggi siamo in grado con gli NGS più moderni di avere una profilazione di circa 400-500 geni. Molti di questi oggi non hanno poi una ricaduta terapeutica, ma non ce l'hanno oggi, ma la potrebbero avere tra 6 mesi e 1 anno. Quindi l'ideale sarebbe che tutti i pazienti l'avessero, e l'avessero non solo una volta all'inizio, ma l'avessero durante tutto l'iter, perché la malattia cambia. Secondo il trattamento che noi facciamo, si sviluppano cloni con caratteristiche differenti, e quindi bisognerebbe periodicamente riguardarlo. Ne approfitto per dire un'ultima cosa che sarebbe un'ulteriore area di miglioramento secondo me, che noi siamo in una regione molto ricca dal punto di vista sanitario come centri di alta qualificazione, perché abbiamo 4 policlinici universitari, 3 IRCS eccetera, e abbiamo tantissima ricerca in questo ambito qua, studi eccetera, per cui
ci sarebbe la possibilità, se ci fosse una rete della ricerca più attiva, è che qua, se io nel mio centro identifico la mutazione X rara, non ho farmaci a disposizione, ma magari lo studio di fase 1 e 2 ce l'ha al centro di Meldola piuttosto che di Reggio Emilia o altro, bisognerebbe garantire l'accessibilità a questi studi, che tra l'altro risolverebbero il problema della disponibilità del farmaco e darebbero delle opportunità ai pazienti. Su questo siamo oggettivamente ancora indietro, addirittura questa rete dovrebbe essere probabilmente europea per garantire la maggior chance di possibilità per i malati. Volfrini, su quello che ha appena detto Ardizzoni e sull'MTV, il Molecular Tumor Board, il processo dove vengono fatte, siccome diceva il professor Longo, diagnostica e farmaco sono due facce della stessa medaglia, va a decidere chi lo fa, dove farlo, come viene organizzato il Molecular Tumor Board, chi lo coordina, quali sono le persone che dovevano farne parte, perché AIFA sta dando delle linee, poi ogni regione va per i fatti suoi. Prego, Soltrini. Secondo me questo tema è un tema effettivamente molto attuale, che deve essere, che è di interesse, insomma, per la direzione regionale sul tema delle oncologie. E penso che la questione che riguarda come avvengono le diagnosi e quali sono i protocolli, insomma, di esecuzione delle diagnosi e di utilizzo dei mezzi diagnostici sia un tema in corso di approfondimento e gestione. Sicuramente, come abbiamo detto prima, il gruppo Grefo ha delle necessità di riflettere anche su questi aspetti di tipo diagnostico e di correlazione, ma anche quello di rafforzare gruppi regionali che svolgono un'attività di rete, insomma, di collegamento, di condivisione dei percorsi per i pazienti. Io penso che sulle linee di esecuzione diagnostica più elaborate, più complesse, con strumentazione più difficile da avere nello stesso modo su tutte le sedi dove avviene il primo livello, potrebbero essere concentrate non dappertutto, ma in alcune aree che sono poi di riferimento per più centri di gestione dei pazienti oncologici. Adesso l'anno 2020 è stato un anno un po' difficile per lavorare molto sulle nuove esigenze di altri settori di patologia importante. Speriamo che adesso che stiamo lavorando tanto sulla prevenzione del Covid con le vaccinazioni, sia possibile tornare a impegnare tempo insieme tra professionisti della clinica e direttori di livello gestionale, ci sia modo di rimettere più tempo sulla crescita dei sistemi organizzativi anche per l'oncologia in alcuni ambiti, insomma. Dottoressa Soltrini, professor Croce, poi professor Longo, prego. Allora, secondo me il modello organizzativo complessivo, come posso dire, fatemi fare un discorso un pochino più teorico rispetto alle organizzazioni. Allora, i modelli organizzativi non sono slegati da quello che sono poi le risorse. Il modello A2 del Veneto probabilmente già in Emilia-Romagna comincia ad avere delle difficoltà. Vi faccio una battuta: fra Modena, Ferrara, Parma, Bologna, Mendola o Reggio Emilia, ho citato due IRCCS, già cominciamo ad avere qualche problema di leadership o comunque di condivisione. I veneti fanno prima, hanno Padova e Verona e chiudono e hanno un IRCCS solo, per cui capite che è più semplice. Quindi probabilmente un modello dovrebbe già essere un po' più distribuito. Poi vi faccio l'ultima battuta: se vado a Milano e mi prendo le quattro università, medicina
e più ci metto i dipartimenti di Milano, arrivo a 8 e non sono già su Milano in grado di fare praticamente nulla. Quindi poi i modelli organizzativi distribuiti o concentrati dipendono anche molto dalle risorse. In questo caso i modelli, correttamente ha ragione Solfrini quando parla di modelli concentrati, perché abbiamo bisogno di lavorare sui numeri, perché i numeri ti danno la qualità in medicina, non c'è dubbio che dobbiamo passare da questo punto di vista. Però è anche vero che poi devi dare quel minimo di soddisfazione ai pazienti per non doverli fargli fare anche tanta strada, quindi c'è sempre la dualità. Credo che probabilmente l'Emilia Romagna da questo punto di vista abbia invece tutte le risorse, le competenze per riuscire ad avere quell'equilibrio che in tanti casi è stato dimostrato. Ho fatto un discorso organizzativo generale, poi guardate che ogni organizzazione ha pregi e difetti e bisogna lavorare per minimizzare i difetti, perché non esiste il massimo e ci sono dimostrazioni di ottimi risultati, parlo di outcome, con modelli organizzativi completamente differenti, quindi dipende dalle risorse che hai a disposizione, dalla cultura e dipende poi da quanto sei bravo a gestirtele. E ritorno a questo punto, che secondo me quello che è importante è l'integratore. Voi vi state trovando nella classica situazione dove c'è la specializzazione che vince perché ha bisogno i numeri, la specializzazione ne abbiamo necessità, la medicina ha raggiunto questi livelli per la specializzazione, ma stiamo entrando nei temi di integrazione, perché poi alla fine solo con la specializzazione c'è tanti pezzettini che non riescono a parlarsi, e qui ci siamo parlati adesso l'ultimo tema del professor Audizioni era l'NGS con tutto quello che ne consegue. Io ho visto mi passi il termine audizioni, delle porcate con i genetisti che giravano agli oncologi delle sequenze stupende, ma che lasciavano la sua interpretazione, quindi anche una difficoltà estrema. Adesso io sono uno anche molto pratico nel leggere le conseguenze organizzative. Anche qui ci vuole quel minimo di equilibrio che avete dichiarato, e che ha perfettamente ragione, nella capacità di essere a metà strada fra l'estremo, l'estremizzazione dei concetti specialistici fino alla possibilità di lavorare assieme. Non c'è dubbio comunque che su ALK ci vuole quel minimo di concentrazione, perché una distribuzione alla lombarda, e qui lo dichiaro al contrario visto che ci lavoro, alla lombarda non va proprio bene, perché ha dei numeri così bassi che poi non hai specialisti così bravi per entrare nel merito del singolo. Escludo tumori, escludo qualche struttura, no? Evidentemente. Ma io sto parlando poi dell'assistenza sul territorio. Ci vuole, in questo caso, una decisione a livello centrale sui livelli massimi. Dopodiché, ben venga quello che era riuscito a fare Pinto, che aveva fatto vedere i 5 milioni di euro che gli sono stati dati come regalino, passate il termine, in questa follia collettiva del paese di quest'ultimo periodo, e hanno fatto bene, perché comunque il tema della diagnostica sta diventando importante. Non è solo il tema della diagnostica, ma è la diagnostica più l'oncologia in questo caso, perché stiamo parlando di questo caso, e quindi va vista insieme. Continuare a finanziare separatamente, a non leggere insieme l'organizzazione, sta diventando un problema. Però ve l'ho detto all'inizio, state affrontando uno dei primissimi casi di quello che succederà sul futuro, e mi rendo anche conto che quindi è la difficoltà di tutti oggi giostrare. La sequenza, il problema della sequenza o del fare in contemporanea tutti i test che aveva fatto vedere, sto parlando di test genici, alle KROS, BRAF, eccetera. Tutto questo è già stato superato da un pezzettino, perché è più conveniente. Se aspetti a fare tutta la sequenza, il paziente che è in quelle condizioni, dopo un po' ce l'hai neanche più, quindi diventa inutile. Assolutamente, va fatto in parallelo o coi pannelli, come stava facendo vedere. Ma il tema, secondo me, è ben digerito dal punto di vista clinico.
va però visto complessivamente, quindi c'è bisogno che i nostri oncologi facciano uno sforzo e si mettano a fare un governo di tutta questa linea con l'aiuto della regione, quindi Solfrini, sta a lei anche dare un supporto a loro. Grazie intanto. Grazie Davide. Professor Longo, prego. L'audio Longo. Penso che in ogni periodo storico ci sono problemi che sono legati a quel periodo. Oggi, questo che noi affrontiamo oggi, tra qualche anno non sarà più un problema, perché i pannelli saranno tali per cui i pazienti, anche perché non dobbiamo dimenticare una cosa, dietro i pannelli ci sono le grandi aziende. Faccio un esempio banale. La PET-TAC non è mica diventata PET-TAC perché qualcuno ha deciso che voleva la PET-TAC, ma semplicemente perché a un certo punto hanno deciso che non facevano più le PET da soli. E quindi chi voleva la macchina PET doveva prendere una PET-TAC. Per cui se le aziende che vendono i pannelli, anziché vendere pannelli per 10 geni, come stanno già in pratica facendo, vendono pannelli con 13, 20, 40 geni, più o meno a prezzi sovrapponibili, cioè noi questo problema iniziamo a superarlo. Non voglio dire che lo risolviamo, perché i problemi non si risolvono mai totalmente, ma parzialmente, perché, come dire, si sposta l'asticella sempre più in là. Cioè, per cui noi quello che avremo nel giro di non molto è che nei centri dove ci sono diagnostiche avanzate con l'NGS eccetera faranno già dei pannelli ampi, cioè già il pannello polmone, quando uno lo compra c'è già l'NTRAC dentro, faccio per dire, no? E così via. Cioè, noi andremo verso questa via, che in parte ci saranno d'aiuto anche le aziende che venderanno sempre più una espressione di più geni a costi più contenuti, perché d'altra parte anche chi fa i pannelli, qual è l'obiettivo? È venderne sempre di più, e ovviamente il venderne di più, la logica del mercato ne abbassa, per cui a quel punto sarà poi la scelta di decidere quale che è il trattamento più appropriato in base al profilo di espressione di quel paziente. 40 geni, dice che quando gestivo fino al 31 dicembre ho gestito due ospedali in Lombardia, poi alla fine che ce ne facciamo di 40-50 geni attualmente? Perché cioè, poi alla fine i farmaci ce ne servono 6 o 7, gli altri possono essere predittivi, ecco, o creare ansia nel paziente, ma prego. Non è che siamo noi che li chiediamo, perché se per esempio il gene per il BRAF, per le GFR, per l'ALK, per il ROS1, accanto a questi mi mette anche l'NTRAC, mi mette poi un'altra serie di geni e me lo vende così perché dice il pannello è previsto così, io cosa posso fare? Non posso mica dirgli lo spezzo. Cioè. No, ha perfettamente ragione. Prego, Ilaria Massa. Sì, mi riallaccio al tema delle risorse e anche dei Real World Data. Vorrei ricordare che la nostra regione, forse non c'è la dottoressa De Palma, però magari la dottoressa Solfrini ci può dire qualcosa, ha un database oncologico condiviso, rispetto al quale però manca un ritorno informativo forte, perché insomma ha avuto un percorso lungo e sta ancora andando avanti nella sua, diciamo, perfezionamento, però davvero è uno sforzo molto importante che la regione sta facendo, a cui ancora non ha fatto, diciamo, da contraltare la questione della tariffazione di questi pannelli, perché sappiamo che ancora non sono nei LEA, i LEA sono ancora da aggiornare, e da una nostra analisi che abbiamo fatto un paio di anni fa, andando a cercare quelli che sono i codici del flusso ASA che vengono utilizzati per cercare comunque di mandare a rimborso questo tipo di indagini, è venuto fuori che innanzitutto 117 strutture all'interno della regione Emilia-Romagna utilizzavano questi codici, quindi una enorme dispersione di quello che invece abbiamo detto fino adesso sarebbe importante centralizzare, perché appunto la tecnologia, come diceva il professor Radizzoni, avanza in termini di sequenziamento di NGS, perciò è evidente qual è il valore di poter centralizzare in strutture che possano esserne al passo dell'avanzamento tecnologico. E
Dunque mancano delle tariffe univoche che ci aiutino a, a esercitare una governance su chi fa cosa e il rimborso che ne viene chiesto. Noi come istituto abbiamo fatto, come altri, un percorso di assimilazione utilizzando delle tariffe, ma ancora siamo ben lontani da quello che invece esiste per, pensiamo, percorso genetico BRCA1, BRCA2. E la nostra analisi aveva proprio evidenziato che dove non c'è governo c'è enorme dispersione dell'uso delle tecnologie e non controllo dei costi, per cui anche queste assimilazioni in un centro sono fatte in un modo, in un altro, mentre invece laddove è stata espressa una governance come nel percorso del tumore mammario ereditario, la situazione è molto diversa, cioè le attività sono, si concentrano in determinati centri e le tariffe sono molto più omogenee. Quindi questo sempre per quanto riguarda i dati. Poi volevo portare, proprio perché un po' avete chiamato in causa la nostra struttura come così esempio di magari pratiche un po' creative, ecco, un progetto che stiamo portando avanti. Sì, lo dicevo, no? In senso negativo. No, senso... l'ho colto benissimo che era una nota positiva. Stiamo parlando di un paziente come quello che ha un tumore ALK riarrangiato, un paziente giovane o relativamente giovane, però insomma, per cui la patologia polmonare, e i clinici lo esprimerebbero certamente meglio di me, contiene una fascia di tipologie di pazienti molto diverse, dal paziente anziano molto fragile al paziente che invece riceve questa diagnosi in età giovane, ma ha insomma PS0, insomma ottime condizioni generali, eppure deve affrontare una malattia così invalidante e anche a prognosi particolarmente infausta. Stiamo portando avanti in associazione con l'azienda US della Romagna un progetto di territorializzazione delle cure oncologiche, cioè provare a spostare nel territorio, nelle case della salute, nelle farmacie di residenza o addirittura al domicilio del paziente tutte quelle attività che hanno una minore intensità di intervento del professionista, diciamo dell'oncologo in questo caso. E diciamo che per esempio l'erogazione della terapia orale, la gestione di questa tipologia di pazienti con i dovuti mezzi anche tecnologici, quindi mi riferisco alla telemedicina, mi riferisco a degli strumenti che permettano un monitoraggio a distanza degli effetti collaterali di queste terapie, che per quanto possano essere, diciamo, semplici nella modalità di somministrazione, ecco, non sono altrettanto magari semplici nella gestione o nella per gli effetti collaterali che possono dare. Quindi in questo percorso, diciamo, probabilmente questa tipologia di paziente ALK mutato è un paziente che arriveremo ad individuare fra quelli che beneficiano di questa oncologia di prossimità, ecco come l'abbiamo chiamata. È un'oncologia di prossimità che si fonda su tre cardini fondamentali. La caratterizzazione del paziente, cioè voglio capire bene qual è il paziente a cui posso delocalizzare determinate attività, l'individuazione di queste attività, e quindi stiamo parlando di attività di bassa complessità, e poi qual è il luogo in cui io posso destinare questo paziente lontano dall'ospedale. Questo sia perché il Covid ce lo ha detto, svuotare gli ospedali di tutti coloro che vengono nel centro ospedaliero, ma potrebbero fare la stessa cosa con un maggior valore per loro altrove, rappresenta un valore in un'epoca di pandemia e di post-pandemia.
sia perché appunto è innanzitutto mettere al centro il paziente, poterlo gestire nel setting a lui più appropriato. Una persona giovane che appunto magari riesce a continuare la sua attività lavorativa può beneficiare di una consegna a casa delle compresse piuttosto che insomma doversi recare al centro oncologico X volte per ritirare una scatola di farmaci, per esempio. E quindi questo progetto che abbiamo denominato appunto Best Setting Model vuole identificare il setting migliore per il paziente appropriato nell'attività sanitaria definita e nel luogo appropriato in cui ricevere, continuare diciamo il suo percorso di cura, anche in una vicinanza maggiore, per esempio col medico di medicina generale, piuttosto che con la struttura territoriale vicino al suo domicilio. Dottoressa Massa, sì, grazie. Alcune reti oncologiche si stanno muovendo in questo senso, penso alla Toscana, anche il Veneto, eccetera, in cui da una parte c'è l'iperspecializzazione che deve avvenire negli ospedali. Non so se il professor Dizzoni ha qualcuno che si occupa specificamente di tumore al polmone nella sua equipe, ma è sempre più complicato oramai dal punto di vista oncologico, che ci sono proprio oncologi che si dedicano specificatamente a alcuni settori, perché così come in ematologia, non c'è il mieloma multiplo, ci sono i mielomi multipli, qualcuno si occupa solo del mieloma, perché è molto complicato poi come incasellare i pazienti nella giusta terapia, nella giusta condotta terapeutica. Quindi grazie, questo è un esempio, e il futuro sarà da una parte l'oncologia territoriale e dall'altra l'iperspecializzazione all'ospedale, andando a fare quel setting che lei prima individuava. Vi ricordo anche, per via real data, ma sicuramente voi lo starete utilizzando, che a casa vostra, a Bologna, a Cineca, voglio dire, c'è il quinto supercalcolatore al mondo, uno dei cinque supercalcolatori, quindi su Real World Data, no? Voi avreste anche lo strumento, tra l'altro fate parte anche dal punto del consorzio stesso. Quindi il problema adesso non è neanche più tecnologico, ma è quello di metterci i dati dentro, i dati giusti, e capire che cosa si vuole arrivare. Quindi su questo sicuramente avete grandi possibilità, come ha sempre fatto l'Emilia Romagna, di crescere in questo senso. Dottoressa Martens, due parole anche a lei, perché poi spesse volte ci si incaglia, come diceva prima il professor Croce, ma noi abbiamo fatto dei webinar per capire sulle nuove terapie dei tumori triplo negativi della mammella chi pagava, no, il test per poi dare il farmaco. Cioè, parlavamo di 49 euro, non si capiva, tutto si imballava su 49 euro quando, ecco. Dottoressa Martens, prego. Ah, io l'unico commento che vorrei fare è la disponibilità dei dati riguardo a tutte le terapie a livello regionale. Sì, c'è un obiettivo nelle linee guida di programmazione regionale del DBO, del database, che sarebbe da implementare, quindi è proprio negli obiettivi del budget, nelle linee guida regionali. Ma noi abbiamo anche un altro database, anche nazionale, di cui non abbiamo accesso ai dati, che parliamo dei registri di monitoraggio AIFA. Noi compiliamo una mole di dati in questo registro, ovviamente ci aiuta molto per la appropriatezza prescrittiva, per verificare dispensazione, prescrizione, ci sono tutte le rivalutazioni all'interno, ma noi non abbiamo accesso a questi dati. Bisognerebbe condividerli. Noi implementiamo il nostro database, ma ci tocca ogni volta creare delle cose interne e per avere maggiore possibilità di dati, più accessibili, e anche per l'utilizzo del farmaco, perché noi possiamo dare dei dati di consumo, abbiamo consumato più o meno di un certo tipo di farmaco, ma non sappiamo come l'abbiamo utilizzato. Questa è una vecchia questione, sicuramente il dottor Magrini si starà pensando, perché è da anni che stiamo parlando dei famosi. Ma sono giovane io, allora...
Bene, io chiedo, grazie dottoressa, io chiedo al dottor Solfrini qualche parola di chiusura e poi anche a Alessandro Malpelo di chiudere questa bella giornata dove finalmente non abbiamo più parlato di Covid, ma ritorniamo a parlare insomma delle patologie che sono estremamente importanti, che ci troveremo poi anche in futuro sempre di più, perché purtroppo il periodo Covid ha messo in crisi anche la rete oncologica, insomma, nel senso che gli screening sono fermati, alcune realtà, i pazienti si sono presentati in ospedale e così via. Solfrini. Io, prima io. Io posso solo... Prima Valpero. No, no. Prima la comunicazione. No, anche perché qui preme, mi chiamano dal giornale che dobbiamo... La cronaca preme e quindi siamo tutti che dobbiamo ritornare a... alle nostre occupazioni. Senti, no, un passaggio per ritornare, vorrei dire a misura di paziente, a misura di malato, perché negli ultimi, interessantissimi per carità, lo scambio di battute tra addetti ai lavori, però io ritorniamo a una dimensione che sia magari condivisibile anche da un paziente. Allora, io vorrei rifarmi in questa conclusione, ha una dichiarazione l'altro ieri che ha fatto il professor Marchetti della Sapienza, quando, parlando di pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule, avanzato, che presenta il riarrangiamento del gene, ci diceva che si va a cercare quello che avete detto anche voi, il farmaco giusto nella persona giusta, la ricerca della profilazione molecolare, però mi parlava anche di un profilo di tollerabilità totale, di tollerabilità, e lui parlava a proposito del brigatini in particolare, diceva che c'è anche un sensibile miglioramento della qualità della vita dei pazienti trattati misurando con l'indice Global Health Score. L'altro punto è quello che dicevo prima, e cioè la mia curiosità, ma che poi è la curiosità anche del grande pubblico, che fino all'altro ieri ci parlavamo di altre molecole, adesso che abbiamo farmaci in monoterapia disponibili, diciamo certamente che hanno dimostrato efficacia in prima linea nel tumore non a piccole cellule, c'è un aspetto secondo me non secondario che riguarda questi nuovi farmaci, di nuova generazione, che hanno questa capacità di penetrare la barriera ematoencefalica e quindi arrivano a fare il loro dovere anche laddove era più difficile arrivare, e anche a prevenire la colonizzazione, di quella regione notoriamente poco accessibile. La mia domanda, la mia curiosità è: se queste considerazioni, questi score e queste altre cose entrano nella dinamica, o se la burocrazia è talmente complicata che alla fine si cercano delle soluzioni di compromesso e si finisce su soluzioni meno ottimali per quel range di pazienti che, come abbiamo visto, sono una nicchia, ma se sei dentro questa nicchia tu ci vorresti essere subito dentro e essere eleggibile immediatamente. Ecco Claudio, io ti lascio con questa considerazione, grazie che mi hai dato la possibilità di anticipare. Solfrini, chiusura Antizzoni, prima Solfrini e poi Antizzoni, prego, sulle barriere, sulla questione del metastasi cerebrale, anche se rientra una cosa, prego Solfrini. Niente, io posso solo commentare che chiaramente la questione che riguarda l'organizzazione dei servizi, la comunicazione tra centri di riferimento contro nella gestione insomma delle patologie più complicate dell'oncologia è un obiettivo che la Regione Emilia Romagna ha da parecchio tempo, e sicuramente quello che si sta cercando di fare è creare delle situazioni dove in un territorio, in un'area territoriale in genere abbastanza grande, si cerca di decidere soprattutto anche
quali informazioni condividere e scambiare, quali indicatori misurare. Perché quello che sta succedendo nel mondo medico e scientifico è che ci sono alcune diagnosi che stanno diventando molto complesse, che richiedono strumentazioni molto nuove e che è necessario condividere il percorso di diagnostica a cui i pazienti vengono, viene offerto in un territorio che può essere la Romagna, può essere Bologna e Ferrara, che è un'altra area centrale della regione, che può essere l'area del nord della regione Emilia-Romagna, dove ci sono da Modena a Piacenza una serie di realtà. Ma in realtà, se uno va a considerare questi aspetti, in regione Emilia-Romagna ci sono delle aree di riferimento che sono aperte e disponibili con dei criteri di accessione facilitati per tutti i pazienti presenti in determinate aree. E poi ci sono invece delle altre attività diagnostiche importanti, decisive per le terapie da mettere in atto, che potrebbero richiedere dei prelievi o delle attività di raccolta del campione del paziente anche in maniera diffusa, con una formazione a questo dedicata, e poi l'invio al laboratorio che invece fa l'analisi di approfondimento biochimico, insomma biologico, genetico, e mette a disposizione i risultati su un sistema che gestisce il percorso oncologico in un'area dove il singolo operatore in realtà non è da solo, non è isolato, non è originale nelle cose che fa o che non fa. Io trovo l'ambito oncologico, insieme a quello cardiologico, forse se vogliamo, e gastroenterologico, sono ambiti dove stiamo lavorando molto sulla condivisione, ecco, io questo, e penso che andrà avanti, ecco, con gli oncologici sulle attività diagnostiche e sulle attività di discussione di quali sono i protocolli. Grazie Valentino Solprini. Ardizzone, la chiosa finale, prego. Sì, certamente uno dei punti di forza di questi nuovi farmaci anti-ALK di ultima generazione è proprio l'efficacia a livello del sistema nervoso centrale, al di là del fatto che sono farmaci più efficaci e anche meno tossici in termini di prolungamento della vita dei malati, c'è questo effetto sulle metastasi cerebrali, cioè un paziente che ha metastasi cerebrali ha più probabilità di avere una remissione, una riduzione dimensionale delle lesioni con i farmaci di ultima generazione, e quelli che non ce l'hanno hanno molta più probabilità di vivere più a lungo senza che vengano fuori le metastasi cerebrali. Ovviamente nella normale sviluppo registrativo dei farmaci si guarda alla sopravvivenza, si guarda al tempo a progressione, ma questo è un elemento che dal punto di vista dell'impatto sulla qualità di vita è enorme, perché pensate, a parte i sintomi che comportano le metastasi cerebrali, pensate al fatto che una volta noi trattavamo questi malati irradiando tutto l'encefalo. Oggi in molti malati si può evitare di irradiare tutto l'encefalo e o perlomeno spostarlo molto in avanti. In più, anche un paziente asintomatico, immaginatevi che qualità di vita ha un paziente che sa di avere delle palle in testa e non può guidare, deve stare attento perché in ogni momento può succedere qualche cosa. Quindi questo è uno di quei classici endpoint clinici che non sono valorizzati dal punto di vista dell'iter regolatorio, ma che hanno un impatto clinico drammatico, e questo è sicuramente uno dei punti di forza di questa nuova categoria di farmaci. Allora mi sembra che, te l'ha detto, questo è estremamente importante, credo vada anche nella considerazione del valore proprio del farmaco in questo senso. Valentina Solprini ha chiarito e ribadito quello che sta già succedendo in Emilia Romagna, che sempre di più l'interconnessione fra soprattutto alcune aree sono fondamentali, l'Emilia da tempo ci sta lavorando. Credo che a questa rivoluzione della
genetica molecolare che cambia l'oncologia nel suo complesso, perché in futuro parleremo sempre di più non di tumore del pancreas o tumore del polmone, ma il tumore che ha quella varianza con quel farmaco specifico indipendentemente. Questo sembra che si stia indirizzando anche in questo senso, non solo, ma anche in questo senso. Quindi questa rivoluzione naturalmente mette in discussione la riorganizzazione anche della rete oncologica, ma è chiaro che nelle regioni dove già da tempo le best practice sono un punto di riferimento, dove vi è una collaborazione di un certo tipo, dove vi è un livello di un certo tipo, questo avviene, avverrà molto più facilmente. Quindi questi webinar hanno significato anche, proprio partendo da esempi chiari come questo del tumore al polmone al positivo, di chiarire non solo l'impatto su questi pazienti, ma l'impatto dei pazienti in generale, quando assisteremo sempre di più a una progressione di questa evoluzione che francamente ci permetterà di curare sempre meglio i nostri pazienti oncologici. Finalmente abbiamo parlato di oncologia, ripeto, non di Covid, quindi insomma questo è stato un altro grande bel momento di questa giornata. Speriamo di uscire in fretta da questa realtà drammatica che sta attraversando tutto il paese, compreso il nostro, per ritornare sempre di più ad occuparci di quello che è un sistema sanitario nazionale di alto valore, che però avrebbe bisogno anche di qualche soldino in più, perché io non voglio più sentire parlare personalmente che i soldi bastano. I soldi non bastano, no? Se vogliamo veramente andare verso un ammodernamento del sistema, abbiamo già fatto miracoli grazie al sistema che abbiamo, ma no, adesso sempre di più, e il Covid l'ha dimostrato, dobbiamo in qualche maniera avere dei finanziamenti ad hoc, perché la salute non è un costo ma un investimento. Quello che ha insegnato il Covid, e lo insegna sempre di più anche altre patologie, che se non c'è la salute non c'è l'economia, non è che viene prima l'economia e poi la salute, come diceva Totò, ecco. No, pensa alla salute, perché poi tutto il resto viene dopo. Grazie della vostra partecipazione, è stato un bel pomeriggio, siamo ancora più di 300 persone che ci stavano seguendo, io vi ringrazio, vi auguro una buona cena, alla prossima, il 26 parliamo di Recovery Fund, se volete collegarvi per noi è un grande onore, grazie a tutti. Buona serata, ciao. Grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao.